Buonasera ragazzi, come state? Che si dice? Eccomi qua. Ciao belli, come va? Sono un po' troppo cromata. Po' strano. Aspettate, che ho messo le cuffie e sono diventata super accesa. Ma che è sta cosa? Tutto bene. Io pure, oggi sono abbastanza contenta, diciamo. Perché... Aspettate, fatemi sistemare un po' qua. No. Un po' troppo. Aspettate un attimo. Aiuto, la frangia strana. Ah. Mi sistemo un attimo la telecamera, ragazzi, scusatemi. Ah, mi piace luminosa, però sono troppo saturata. Ah, cambio tonalità, ecco qua. Wow, no! Magico! Vabbè. È meglio. Saturazione. Ah, ok. Così forse è giusto? Io dicevo, sono abbastanza contenta oggi perché... Non ho finito proprio il programma di studio, però lo finirò stanotte. Che devo fare? Ho detto basta, voglio andare un po' in live, quindi ho deciso di andare in live tranquillamente. Non ho preparato niente per ovvi motivi che ho appena detto. E quindi oggi si fa all'ospedale, ma ci divertiamo. E questo, ah, volevo farvi vedere una cosa che mi è arrivata. Poi la mostrerò varie volte. Guardate che carino. È la cover per le AirPods. Non è così carina. Cosa cambio scena? Non ho capito. Cosa cambio scena, Abby?
Eccomi qua. Aspettate un attimo, ragazzi, come al solito il cavo. Mo compro anche il cavo, non vi preoccupate. Eccomi di nuovo. Fatemi giusto aggiustare questa cosa. Just a minute. Solo un momentino che non mi piace la chat come è messa. Oh. Better. Ok. Molto meglio, ok. Blocco tutto. Va bene, ragazzi, ve l'ho detto. Se capita che va via la connessione è perché il cavo è stupido. Questo è l'unico motivo. Va bene, direi che adesso possiamo iniziare, anche perché questa musica mi sta facendo un po' impazzire. E quindi tolgo tutto, giusto un attimo. Eccoci qua. Eccoci qua. Allora, ragazzi belli, oltre che sono contentissima perché finalmente su questo bellissimo gioco sta uscendo l'isola che volevo. Ah, cioè ci sono delle zone che ad oggi vi posso dire che non cambierò più. Proprio che le lascio così. Quindi questo, sono molto felice. Per esempio, tutto questo ingresso, no? Seppure lo cambio, non è che lo cambierò tanto, lo lascerò così. È fatto tutto così, con la fontana, cioè non è che farò sti grandi cambiamenti. Alla fine la mia idea di fare simil città con un po' di parchi, ma isola vacanze dove rilassarsi in generale, sta prendendo forma. Ho finito il villaggio, le zone dei villager, vedete che ho messo tutte le... Oltre che vabbè, un po' di erbacce, qua sempre si puliscono le cose, sto arredando un po' le case di lato, capito? Insomma, potrei cambiare piccole cose, ma non penso che terraformerò più. Questo è fatto così, anche qua sto facendo un giardinetto tutto suo, vedete, voglio fare stile piuttosto cittadino, insomma, una cosa del genere. Anche qua, insomma, sto sistemando tutto piano piano, ho deciso di dedicarmi a zone senza fare tutto subito, immediatamente, di corsa, eccetera, eccetera. Non so se questo pezzo lo cambierò, però per ora non ho niente in mente da fare. E le macchinette sì, le lascio, belle. Di qua anche la piazza principale credo che non la cambierò più da come è posizionata adesso. Vedete che ci ho messo i cancelletti. Cioè, al massimo ve l'ho detto, potrei aggiungere qualche arredo, ma non sarà niente di eccezionale. Qua ci metto i carrelli. A proposito, li avevo ordinati i carrelli. Vedete, di qua c'è il ponte con casa mia. Questa è tutta la zona di casa mia che sto pure sistemando. Qua non so che metterci, mi verrà un'idea, magari ci metto un ombrellone. E niente, io sono molto contenta, molto molto contenta perché finalmente ho deciso di far prendere forma alla mia isola una volta per tutte. Ma scusatemi, quindi non l'ho ordinato il coso. Non le ho ordinate, fatemi. Oddio, che casino. Ah, ok, perfetto. Sì, li avevo ordinati, li avevo presi e poi avevo chiuso il gioco, probabilmente. Va bene. Va bene, è in inglese perché ve l'ho già spiegato. Se qualcuno non c'era, me lo dica. Vabbè, lo dico semplicemente perché devo esercitarmi un po'. Questo è. Allora, ciao Dani! Shopping cart, place item. Ovviamente. Yeah, ma non è un amore, per favore, è troppo carino che quasi prendono i carrelli. Vorrei un sacco il coso, il palloncino della Nook. Comunque, vedete che è praticamente agli sgoccioli quest'isola. Non ci credo, posso dirlo. Va bene. E anche qua sopra, vedete, c'è tutto questo passetto carino. Anche se qui devo metterci un po' di luci, credo. Mettere... guardate chi c'è, Ivano. Ivano, non parlerò con te. E wow. Ragazzi, proprio in questo momento sta facendo il trailer del nuovo gioco per PlayStation di Harry Potter. Se volete vederlo, io cambio un attimo schermata e ce lo vediamo insieme. Altrimenti, frega niente, ce lo possiamo vedere più tardi a chiusura live, magari, come volete. Non so se qualcuno di voi è interessato. Comunque, qua ci ho fatto un piccolo... Lo vuoi vedere, Abby? Dai, votazione, votazione. Fammi un bella... Dai, fammi una bella votazione, su. A fine live? Va bene, dai, allora ragazzi, a fine live ci prendiamo, tanto oggi non sarà molto lunga perché dobbiamo fare una stanza. Ok, non ti preoccupare, Abby, dobbiamo fare una stanza, quindi non sarà lunga. Qui ho messo un piccolo lungomare, qua poi ci sarà, non lo so che ci sarà, vedremo. Ho messo un piccolo lungomare con tipo un piccolo baretto tra ice cream, quindi gelati e bubble tea.
E di qua invece non so che fare, penso di farci una zona spiaggia vicino a questa parte qua che adoro. Ma lo sapete che è più bella vista in live che vista qua? Non lo so perché. Vabbè. Comunque, lo so, va bene, anch'io ho la Play, ce l'ha Alberto in realtà. Non so se poi uscirà per la 5, ma sarebbe figo, molto figo giocarci. Quindi niente, era giusto per vedere giochi nuovi, posto, non lo so. Vabbè. Io sto qui giusto il tempo che mi faccio lo zaino e faccio missioni di Sky, che sto cominciando ad andare a dormire per le 23 o prima, che la mattina almeno mi sveglio con piacere. Ah, quindi se vai a letto alle 23 ti svegli comunque con piacere, io no mai, vabbè. Come stiamo? Io bene, mi è passata la febbre, non c'ho più la tosse. Ciao Miki! Uè, ma guardate chi c'è! Miki, da quanto tempo? Hai visto che upgrade? Quasi streama in HD adesso! E comunque, Dani, oggi ho studiato tanto. Non l'ho proprio cambiata, non l'ho cambiata, però sì. I won't go to work. Miki, da quanto tempo? Come stai? La chat ancora non mi gusta. Deve andare un po' più giù. Comunque. Ah, vabbè, ragazzi, novità del canale, l'abbiamo detto anche l'altra volta. Ho fatto i badge. E Alberto, tra l'altro, perché non si vede il suo badge? Boh. Vabbè, ho fatto i badge per gli iscritti a 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, 5, no, 3 mesi più. Poi disegnerò gli altri appena avrò finito l'esame. Ora sto studiando come una pazza, sto ripetendo come una pazza, insomma, sono una pazza. Io pure, Miki, sono. Miki, sono stata un po' influenzata, però poi mi è passato tutto e. Aiuto, che succede? Ah, sono scema io, vabbè. Poi mi è passato, quindi mo tutto bene. Diciamo, si studia e si spera in un bel futuro. E niente, la guerra, il caro benzina e tutti i problemi della vita, però si va avanti. Io tutto bene, Dani, pure io sto cercando di svegliarmi prima la mattina, prima, cioè lui è alle 7:30. Che succede? Ah sì, già, questa mamma mi rapisce e dice, uè, bella, che vogliamo fare? Tu devi venire a lavorare. E infatti c'ha ragione, ma andiamo a lavorare. Che dobbiamo fare? Andiamo a lavorare. Eccoci qua. The hospital needs a waiting area and examination room. Sì, lo sappiamo, lo sappiamo. Vabbè. Design a hospital. Vabbè. Sì, però ti ha spostato. Ok. La vita in generale è un problema. No, dai. Dai. E i momenti brutti li avranno tutti e ci saranno sempre per tutti. L'importante è superarli. L'importante è non scoraggiarsi per superarli. Dai, Miki. E lo dico io che dici tu, ma io sono più grande, ne so più io della vita, e forse c'hai pure ragione. Però magari a volte serve l'ottimismo di una persona ingenua, purtroppo, della vita. Quindi vabbè, questo fa niente, dai, si va avanti. Vabbè, allora ragazzi, la sala d'attesa era fatta così. L'avevamo fatta insieme, spero vi piaccia. A me piaceva molto, devo dire. L'Anakin ci va leggero. No, ma lui è pazzo. È pazzo. Infatti, l'altro giorno stavamo guardando The Witcher qua. Stavamo stesi sul mio letto, va bene? Stavamo guardando The Witcher. Al che io lo sento quasi russare. Ho detto, vabbè, svegliati. A sto punto, alla fine, ho detto, alzati, cioè, siediti, almeno non dormi. Perché poi mi viene subito sonno. Vabbè. Io invece ieri in ginnastica ho preso una storta al piede, quindi ieri e oggi volevo uscire e non sono riuscita. Vabbè, ma è così, è così. Stai attento alle storte, cioè guarisci prima. Non esagerare, tanto poi ce l'hai il tempo per fare le cose. Ma questa stanza non si può ingrandire in un qualche arcano modo. Sì che si può fare, vero? Sì? Ma allora. Gigante abnorme, no, non ha senso farla così. Allora, se è un examination room, è solo un examination. Quindi in realtà non dovrebbe neanche richiedere così tanto. E direi di farla di questa grandezza. Forse di questa grandezza è proprio la cosa giusta. Che dite? Ciao, hater di Alberto! Buonasera, Cof Cof. Cos'è Cof Cof? Cos'è? C'è Abby, sì, oggi c'è Abby. The Witcher, una bella pennichella che poi mi stava pure piacendo, ma il cuscino mi piace. Il mio cuscino, anzi, i miei due cuscini ti piacevano di più. Lo so. Che cosa, non c'è che dire. I miei cuscini sono più belli, sì, lo so, ragazzi. Vabbè, ragazzi, ora che siete sette, vi faccio vedere cosa mi è arrivato da AliExpress.
non è un amore. Non è un amore della vita. È la cover per le mie AirPods, ragazzi. C'è. C'è. Cioè. Ma che cute. Non è così carino. Ma guardate, ragazzi. È altato, è troppo bello. Comunque si fanno di varie grandezze per vari tipi di cuffiette. E li potete trovare su AliExpress se scrivete tipo cover, cuffiette, gattino, una cosa del genere, gatto, zampetta, una cosa così. Ragazzi, vi giuro, io sto impazzendo, lo sto toccando tutti i giorni. Non uso le cuffie, me lo porto dietro solo per toccarlo. Bellissimo. Ho mangiato il successo e sto esplodendo. Bellissimo. Troppo cute. Buonasera, buonasera. Comunque, raga, con i problemi e con i soldi è un po' un burdel, ma il fatto è che non so le formule a memoria. Ah, i problemi con i soldi. Ah, i soldi. Io non so leggere. Ah, devo aumentare un po' il font di questa chat alla fine. Sì. Con i solidi. Non so le formule a memoria. Guarda, non ci vuole tanto a ricordarsi le formule. Se vuoi, ti posso dare un consiglio, un mini consiglio. Per esempio, oggi ti lascio la W. Ah, ok, grazie. Wow, ragazzi, uno spettatore gratis. Fantastico. Comunque, fantastico veramente perché, vabbè, io ad arrivare a 75 di media no. Magari mo che siamo in HD possiamo raccogliere un po' di popolo. Però sarà difficile, insomma, molto difficile. Però, vabbè, ragazzi, ci proviamo. Tanto, ho fatto domanda per l'Erasmus, quindi nel caso parta, ragazzi, noi ci vedremo comunque in live. Non so se potrò streamare, probabilmente non i videogiochi, però ci possiamo sentire. Per quella rubrica classica, quella rubrica che vi avevo detto che volevo fare, che si chiama il diario dell'Erasmus. E quindi possiamo comunque sentirci, parlare, chiacchierarvi, racconto la mia giornata, quello che succederà, che sarà ovviamente pazzesco, terribile, dalla mia stanzetta dell'Erasmus. Ovviamente non tutte le sere, perché poi, vabbè, c'è da socializzare, no? E quindi questo. E fine. Sì, lo so, solidi, solidi, avevo capito. Per esempio, no? Il cilindro, no? Pensa al cilindro. Mo, l'area del quadrato, del rettangolo è base per altezza, va bene? Perché? Perché devi fare il fatto dei quadretti, base per altezza. Mo, se questa la moltiplichi per l'altezza del tuo cilindro, per la profondità, come la vuoi chiamare, se vedi tu completi la cosa, capito? Cioè, vabbè, dai, ne parliamo sul server nel caso, è inutile che parliamo qua di queste cose e quindi andiamo avanti. Nada, ragazzi, allora, prima di tutto non si sente il gioco, vero? Col cacchio che si sente il gioco, mai nella vita si sente il gioco, no? Esatto, faremo 5 mesi di just chatting, però ragazzi, se avrò la TV in camera, cosa molto improbabile, anche perché, scusatemi, allora fatemi vedere una cosa, perché io potrei anche collegare la Switch direttamente al computer, in realtà riuscirei a giocare, però non potrei fare tutti i giochi pazzeschi, cioè potrei vedere il computer, quindi probabilmente riesco anche a streamare videogiochi, però non vi aspettate appunto quella cosa pazzesca di tutte le sere, super impegnati, sarà una cosa più rapida perché appunto ci avrò sonno, cioè vedremo cosa succederà, vedremo quando partirò, dove andrò, se partirò e quindi ragazzi questo. Allora, qua cosa volevano? Volevano praticamente una sala dove si potessero fare le indagini. Quindi niente brandine una vicino all'altra, una, non so se siete mai stati da un medico del genere. Allora io ce la metterei però la scrivania, cioè non solo quello con le lastre e cose varie, ce la metto la scrivania. E ok, così magari è carina, però deve essere girata al contrario perché i cassetti devono stare dalla sua parte. Così mi sembra carina, però la vorrei fare bianca se si può. Ok, un bel white fantastico. Si abbina un poco a quello che c'è dietro. Beh, mica tanto, mica tanto. E ragazzi, voi che mi raccontate che avete fatto in questi giorni che non ci siamo visti? Se volete sapere quello che ho fatto io ho studiato come una pazza e tra l'altro anche quando staccherò qui la live continuerò a studiare finché non capirò più una ciofeca, perché non ho finito il programma che mi ero impostata per oggi. Era un programma un po' ampio, devo dire, di cose da fare, però comunque non ci sono scusanti, devo finire, quindi sì. Ciao,
Ci sono rimasto solo un po' male perché visto che a ginnastica mi sono fatto male al piede, non ho potuto uscire ieri. Oggi sono stato per uscire con i miei amici, unici momenti tranquilli delle mie giornate in cui mi rilasso 10 minuti in bici che arrivo da loro. Dani, mi dispiace, a volte capitano queste cose. In effetti so che può essere molto fastidioso, però un po' di pazienza, insomma. E vedrai che ti rimetterai presto e avrai ancora più voglia di fare le cose. Quindi dai, magari, ecco, proviamo a prendere qualcosa di buono da tutto. Allora, raga, la classica chef flera io la metto sempre, perché sì, cioè lo sapete del mio amore per la chef flera. La metterò dovunque. Cioè, ma guardatela com'è bella, com'è bella. E qua ci mettiamo delle cose per il dottore. Allora, io mi ricordo che quando ero bambina andavo dal pediatra perché stavo sempre malata perché mia mamma non mi faceva fare tutti i vaccini antinfluenzali all'inizio perché ho detto no, perché così voi vi fate più forti, eccetera, eccetera. Ok, però insomma a volte mi ammalavo, quindi andavamo dal medico e mi ricordo che aveva diverse cose, c'aveva la bilancia, c'aveva il metro che non era un metro vero, era tipo attaccato al soffitto. E mi arrivava in testa, tipo così, una cosa strana. Io tipo sempre volevo fare quella alta, alta. E poi sono rimasta corta. Prima mia sorella Giulia era più alta di me. Poi vabbè, io l'ho superata. Lei è rimasta lì. Allora, volevo mettere degli oggetti. Perché sto guardando qua se devo mettere degli oggetti piccolini? Allora, oggetti piccolini. Di certo non c'hai i risotti nel suo studio. Studiato come una disperata, ma in compenso ho preso 9 in arte. Ah, 9 nel tema, 10 nella lezione, il libro 2, 10 in geografia. Oh mio Dio! Alla faccia! E matematica com'è andata? Qualche esercizio l'hai fatto? Sei riuscita a farlo con quelle cose appunto che ti ho spiegato? A proposito, ragazzi, approfittate del servizio Carla, la vostra streamer di fiducia. E matematica e fisica di fiducia. Per secchio Ebra. Approfittate di questa cosa perché pure l'altro giorno Sofì mi ha contattato chiedendomi di spiegarle una cosa. Io sono stata molto contenta di spiegargliela e spero sia andata tutto bene. Allora, qua di lato che ci mettiamo la lampada? No, tanto c'è sta luciona qua. Ci mettiamo un'altra cosa? Cosa? Boh, libri? La cartella? Ma sì, la cartella, vai. Matematica sono riuscita a fare molti esercizi e vai! Questa è la cosa bella che volevo sentire. Sono molto contenta adesso, molto molto. Vabbè, allora. Si mettono i divani? Sì, per i parenti. E anche le sedie, tra l'altro, si mette qua per avere un riscontro di quello. Sì. Si mettono. Quindi mettiamoci le sedie. Allora, qualche sediolina. Per quelli che vanno a fare la visita. Quali ci posso mettere? Mi piacciono quelle pesca, ma non posso farlo e me ne rendo conto. Con le rotelle non si fa. Non si mettono le sedie con le ruote. Questa? Mi piacerebbe metterle di spiego, però non si può purtroppo. Anche se il dottore è dietro al computer, cioè nel senso, cioè lo mettiamo qua, no? Molto meglio. Va bene, ma quindi dovrò anche affidare il compito a una segretaria e ad un medico, cioè segretario e medico ovviamente, cioè quello ragazzi, non mi fraintendete. Oggi al corso di recupero mi ha rivalutato quella su... Veramente? No, vabbè, Sofì. Hai vinto tutto, sono fiera di te, brava, così si fa, così si fa. Fai vedere chi sei, sti professori. Ah, e non devono giudicare le persone così a primo acchito, ma come si permettono? Cioè, io non lo so, veramente. Brava, Sofì! Top. Raga, un applausone per Sofì. Devo mettere gli applausi per questo sul canale, perché veramente, piango, ti prego. No, ma veramente, Sofì, cioè, hai fatto vedere chi sei. Sei stata bravissima. Allora, in realtà non si mette questa brandina, devo dire. E vedi, exam table. No, aiuto. Mettere questo per esaminare. In genere si mette così, però non si mette mai proprio appoggiata a una cosa. Si mette sempre, diciamo, perché uno deve girare intorno, quindi ci sta. Ci mettiamo anche la tendina perché uno si deve cambiare, come sempre. Ce la mettiamo sta tendina. È orribile, lo so, però si deve mettere.
E noi ce la mettiamo. Tanto tiene le ruote, no? Sì. E allora è perfetta così. C'è un disegnino, una cosa carina, no? Schifo. Però ce la mettiamo blu. Dai, bellina blu. Questo? Vabbè, bianco, abbiamo capito. Bianco e che palle. No, ma perché? Scusami. Uno non può dirti che è fiero di te. Cioè, ti rendi conto cosa hai fatto? Gliel'hai fatta vedere a quella maledetta malfidente. Ma io non lo so, sti professori, uno deve credere nei suoi studenti. Vabbè, questo. Mamma mia, ragazzi. Allora, poster, cose? Perché sono complimenti che ho sentito poche volte. Sì, ma sono cose che uno deve dire ai giovani studenti di matematica. Perché se tu fai sempre sentire una merda alla gente che studia matematica perché la trova difficile, è ovvio che poi non intraprenderà mai una carriera scientifica perché si sentirà sempre sbagliato. Questo è sbagliato. È questa la cosa sbagliata, ricordatevi, è questa. Allora, strumenti, strumenti vari, esame. Sì, ecografia, vai, facciamo pure quella dell'ecografia. Mamma mia, fa paura questo strumento. Ma è così pauroso pure nella vita vera. Io l'ho fatta 2 o 3 volte. Applausi, vi prego, per Carla. Ma perché, ragazzi, è così? Cioè, io penso sia logico pensarla in questo modo. Cioè, credo che sia sbagliato non pensarla così, ma perché, ok. Cose operatorie? No, assolutamente no. Non vogliamo fare le cose macabre? No, no. È arrivata Greti! Ciao Greti, come stai? Che ci dici di bello? Qua si fa un ospedale. Siamo tutti felici che facciamo l'ospedale. Aspettate un attimo. Guardate che bella cosa. Aspettate un attimo. Ho trovato un'altra scrivania. Forse è ancora più adatta. Questa. Che carina! Mi piace molto di più. Ok, orribile. No, sembra una cattedra. Infatti, office desk. Però mi piace molto di più questa. Molto. E dai, molto più carina. Sto giocando a Sky. Brava, brava. Io, tra l'altro, oggi non ho fatto la mia classica, tipica raccolta di cose. Perché, appunto, sono stata a casa di Alberto e visto che mi sentivo osservata, e quindi da uno che diceva con gli occhi: devi studiare, devi studiare. Allora, mi sono messa a studiare e non ho giocato a Sky. Però, dopo. Aver studiato un altro po', magari ne gioco un pochino pure io, ma giusto perché devo consumare il boost di oggi. Oggi c'è un Traveling Spirit, tra l'altro, lì su Sky. E consiglio spassionato per quelli che giocano a Sky. Vi dirò: andate nell'Eden e sbloccate la candela. Fatelo. Perché? Tutti gli spiriti che fate ascendere, cioè che sbloccate con le candele dell'Etere, perché se siete che usate le candele rosse, vi rimangono, cioè quando poi rinascete dall'Eden, diventano delle luci alate, quindi vi potenziano il mantello permanentemente. Meglio fare prima quelli degli spiriti in viaggio, ok? Se no ti vedremo online Carla all'improvviso. E no, raga, ma così succederà. Poi quando starò morta di sonno, che voglio morire soltanto, allora dormirò. E ormai questo è, visto che il mio ciclo del sonno è completamente sballato, a sto punto approfitto la sera. Anche stasera io studierò e poi a una certa, quando appunto non capirò più niente, sarò in grado solo di muovere i pollici, mo ci vuole per giocare, lo farò, farò così. Allora, non so perché sono qui. E ce lo mettiamo un tappeto. Mi piace tra l'altro questo pavimento, fa molto ospedale, mo ci vuole, giusto. Lo vedo giusto. Però aspettate un momentino, vorrei mettere. Ah, vabbè, mi pare che nello studio medico non c'è il condizionatore. Quelli stanno pieni di sordi. Io ripeto tecnologia. Ah, io ripeto tecnologia. Vai, vai. Dai, tecnologia non sarà una materia complicatissima, spero. Poi se nella tua classe è terribile, oh mio Dio. Ma che problemi hanno questi professori? Cioè, tecnologia, Ma che si studia mo in tecnologia? Perché io tipo non ho mai capito cosa si studia, perché in ogni scuola si studia una cosa diversa. Tipo a un certo punto ho studiato le fabbriche. E facevo dei disegni. Che stai? Le piace? Ma questa la dobbiamo mettere per forza la flebo. Cioè, non credo sia necessaria una fleb in una stanza per gli esami. Una flebo. Cheat. Cosa cheat?
Dai, mi dite che studiate in tecnologia, ragazzi, per sapere, perché sono curiosissima. Ma perché mettono la cuccetta del gatto? Cioè, in un ospedale? Non si fa! Sti giapponesi. Oh, le 40 lauree del medico. Che fai, te ne privi? No, questo è remove, copy. Le 450 lauree del medico le vogliamo mettere? È su. Oh, bene così. Tutte là schierate, una più bella dell'altra. Fantastiche. Anche se non mi piace come sono disposte. Quindi al massimo facciamo tipo. Ma perché ne devo mettere 500? Cioè, mettiamone tipo 2, ok? C'è un attestato, due attestati, basta. Due attestati. Là però dà fastidio, credo. È così. Perché loro sono animali e quindi una clinica avete. Mi hai sconvolto perché la accetto questa risposta. Cioè, per me è plausibile. Mi hai aperto un mondo, mio Dio. Wow. Sai, non ci avevo mai pensato. Studio le energie e le fonti. Ah, questo pure l'ho fatto. Che non c'entra un cacchio col mio liceo. Quest'anno per l'esame facciamo due scritti, le prove in valse e il colloquio con domande a caso, specialmente su inglese, francese ed educazione civica. Ma no, no, non ti preoccupare. Ah, francese non sono d'accordo. Inglese sì, sono d'accordo che si deve sapere. Educazione civica anche perché uno esce che io non lo sapevo, tipo chi era il presidente. No, il presidente della Repubblica sì. Ma tipo non sapevo la Camera, il Senato, queste cose. Boh. Le ho imparate poi perché ho detto no, sono ignorante, devo informarmi. E infatti. Ah, vabbè. Beh, io avrei preferito che la scuola, oltre a queste, alle altre cose che sono stata abbastanza felice del tipo di istruzione che ho ricevuto, oltre alle altre cose, dicevo, avrei preferito che la scuola francese non so fare un dialogo in senso compiuto, inglese lo parlo discretamente, io neanche in francese sono molto brava. Mi sono sforzata tantissimo l'ultimo anno di media, mamma mia. Non mi ricordo che stavo dicendo, vabbè, boh. Cose da appendere al muro, ce ne sono. Vediamo un po' cosa metterci. Un orologio, ce lo mettiamo. Termosifone? No, il termosifone no. Però vorrei tipo delle cose mediche da mettere, cioè non ci stanno. Qualche quadro, cioè. Oddio, che ansia. Sarebbe carino mettere dei poster, ma. Vabbè, una lavagna. Magari sì. Ok, stanza chiusa, però non saprei. Vorrei metterci qualcosa alle pareti, non lo so. Ok, let's go. Sbadiglios. No, una scuola. Questa è una scuola. Manga! Non so. Eh? No, assolutamente. E vabbè. Che ci dobbiamo mettere secondo voi? L'acquario? No, dai, sembra acquario. Basta, acquario, basta. Magari così. Non lo so, sembra decente. Ce lo metto là? Orribile. Qua non si garantisce la privacy. Quindi è là, che niente muro a 100. Che dobbiamo fare? Non possiamo fare niente. Vabbè. Non mi gusta nu nulla proprio, nada de nada. No. Horrible. No, ragazzi, poi guarda.
un parco? No? Assolutamente no. Rido sempre, c'è poco da fare. Questa è la cosa positiva della vita, ridere sempre, sì. Frasi scontate e dove trovarle. Allora, facciamo così. Questo ce lo mettiamo qua e qua ci mettiamo un bel cestino della monnezza. Monnezza. Com'era? Nome comune di cosa? Femminile? Singolare? No, in realtà è plurale monnezza, perché non esiste monnezze. Oppure non ha plurale o... Ciao Leo, come stai? Hello! Stavo chiacchierando, parlando da sola, così, di monnezza. Dicevo, così. No, serio, devo trovare un cestino. Com'è che si dice cestino in inglese? Chest. Ok, non sto scherzando perché c'è... No. Assolutamente no. Allora, andiamo di trovarlo. Qua ci sono solo robe di cucina. Figurati se non parli da solo. Bin. Bin, 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 bin. Vediamo se lo trova come bin. Alphabetical. Alphabetical. Bear. Bath. Basket. Anche basket potrebbe essere, pure basket. No. Ah, ma vuoi vedere che sta qua? Perciò non lo trovavo. Vedete? Sicuro. Ah, proprio sicuro. Gazebo. Bunny Day. Campfire. No, è B. Bunny Day, Brick. Blossom, Beautiful, Bathroom, Basic, Barbell, Bamboo. Bamboo. Vedi, vedi basket, bamboo, basket. Ma è tipo, sembra tipo canestro, cesta è un'altra cosa. Infatti sì. Ah, è rubbish, però rubbish è spazzatura. Rubbish è proprio spazzatura, credo, non è il cestino, capito? Perché io pure avrei detto rubbish. Ma rubbish, se non sbaglio, sono proprio i sacchetti, capito? Quando è diventata monnezza, capito? O forse tu dici, magari si chiama rubbish basket, tipo. Vediamo. P. R. RRR. Andiamo da sopra la R. Allora, toilette. Rattan, giustamente. Sime come aggettivo. Ah, ok. Ah, sì, vabbè, sì, quindi. No, sample. Rocket. Ma com'è che non ci sta? Ah! Rattan, waste bin. Ok, quindi magari è waste bin. La W sta giù a tutto, se non sbaglio, giusto? Nel vocabolario. Sì, Wooden, infatti. Eccolo! Ah, è Wooden. Wooden was... was waste. Si legge waste, credo. Waste bin. Wooden waste bin. Va bene. E alla fine lo trovarono. Hai ragione, ragione. Brava, Sofì. Alla faccia. Brava, Sofì. Brava, brava. Va bene. Allora, andiamo avanti. Là sull'armadio voglio... Ah, ragazzi, però è una cosa un po' scema mettere il condizionatore là dei fogli. Cioè, se ne vola sicuro. Oh, che carino così. Ma così posso lasciarlo così. Più bellino. No, non è vero. E com'è che si sale? Così, così, colà, no? L? Ah, aspetta, l'avevo fatto. Questo non può stare qua. Niente può stare là, probabilmente. Ma che brava Sofì. Allora, questo non lo voglio in ordine alfabetico. È sbagliato. Sort. C'è scritto type. Type va bene. Tra i vari sinonimi, sai come si chiamano in inglese le cose se non vai a tentoni tra le varie parole? Esattamente. Va bene, seguirò questo consiglio. Allora, guys. Che ci mettiamo sull'armadio? Volevo metterci qualcosa sull'armadio. Per il mio horror va qui, come al solito. Insomma, il mio horror va. Piante? Piante grasse. Libri. Sì.
Ci mettiamo dei tomi noiosi di una palla terribile, di colori orrendi. Mamma mia, non si può guardare, ragazzi. Uno solo. Va bene così? E boh. No, orribile. Ok. Non c'ho lo straccio di idea di cosa mettere sopra. Che potresti trovare sull'armadio di un medico? Ma che bello, ti piace? Bene, bene. Trofei. Ma sì. No, non è vero. Ma sì. Piatti. Un piatto. Guarda, un piatto. Sì, ci sta. Ci sta il piatto. Credo. Oddio, ma è enorme! No, non pensavo fosse così. Boh. Che ci mettiamo? Boh. Niente. Lo lasciamo così. Comunque, Carla, prima che vada, non è una delle tue bellissime storie? Quali storie? Storie nel senso cosa ho fatto oggi? No, ragazzi, cioè, oggi sono stata a letto a studiare tutto il giorno a casa di Abby e non è successo niente di interessante, credo. No, raga, che palle oggi veramente. Però ho studiato un sacco, mi stavo pinzando l'unghia dentro un cassetto. Oltretutto sono riuscita con il gel ricostruita con il gel. Ah, oddio, ho visto la mia vita davanti. Quelle tipo che succede qualcosa di strano. No, e purtroppo non è successo niente perché sono stata a casa. Ma oddio, ciao Vale, come stai? Tutto bene? Hai visto che upgrade? Qua sono cambiate un sacco di cose. Che si dice? Io tutto bene. Si studia, ci si dispera, però tutto bene. Vabbè, allora vado, ciao ragazzi. Ciao Dani, buonanotte e buona scuola. Dai, che domani è venerdì. E quindi sì, evviva. Allora, dall'altra parte, io qua vorrei metterci delle cose da studio medico, però qua non me lo permettono praticamente. Cioè, che devo fare? Mi metto quadri a caso. Buonanotte, Dani. E mettiamo quadri a caso. Tipo così. Brutti, ma vabbè. Cose bianche. Ah, il test della vista. Sì, il test della vista. Che mi è sempre sembrato quello. Poi non sarà quello, ma a me è sempre sembrato quello. Non so voi. Ah, tutto bianco? Va bene. Tutto bene, ogni tanto rispunto. Hai tagliato i capelli. Sì, e pensa che prima erano corti, fino a qua. Erano ancora più corti. E sono bionda praticamente adesso, perché si è tolto il colore e non lo ricompro perché sono povera. E l'hater di Alberto è Conci. E comunque, hater peggio di Conci contro Alberto. Esattamente. No, sì, sono. No, ragazzi, perché io non posso spendere i soldi che ho, mi servono per fare altro. Quindi ho detto, vabbè, rinuncio a quei 9 euro del colore. Non fa niente. E poi questo. Perché tra l'altro, il ragazzo a cui facevo lezione mi sta dando buca. Io sono molto adirata per questa cosa, però non fa niente. Sì, ma io cioè il colore, avevo comprato un colore nuovo che poi non mi è proprio piaciuto. E quindi mo devo ricomprare quello vecchio che utilizzavo, però mo mi scoccio perché c'ho da fare. E quindi non c'ho il tempo di farmi il colore. Poi arriva l'estate, quindi magari non serve. Forse vediamo dopo l'esame, insomma. E poi che altro? Ci sono altre novità? Non credo. Tu come stai? Ah, e ovviamente mo si stream in HD, quindi puoi alzare anche la risoluzione del video, perché ho un nuovo computer. E visto che ho un nuovo computer, stream in HD, che è cosa buona e giusta, sempre. Però non mi piacciono i colori di queste cose. Blu com'è? Osceno? Sì. Ti consiglio la dire...
Directions come tinta perché su Amazon vendono 4 palette di una ventina di euro. Io prendo quella viola. Ah, ok. Questa me la segno. Directions, ok. Io stavo usando quella di L'Oreal, se non sbaglio. Con quella mi sono trovata abbastanza bene. Però magari ci provo con questa qua. Ma poi dipende anche, insomma, dal tipo di decolorazione, cose. Non mi è piaciuta poi l'ultima decolorazione che hanno fatto i miei capelli. Non fa niente, vabbè, comunque. E vabbè, non fa niente. E che fare qui? Che fare? Qualcos'altro in questa sala, in questa saletta carina, qualcos'altro. E perché alla fine è una sala per esaminare, non è niente di che, insomma. Questo in realtà potrei spostarlo un po' più in qua, farei tipo una cosa del genere. Aspettate, magari questa più in qua, questa qua. Il medico dove passa? Non passa. Quindi così. E qua ci posso fare una bella decorazione, magari. Niente, sto connesso 2 volte e niente. Mi si blocca nello stesso momento la live su tutte e due. Che sfiga. Ma può essere per la connessione. Cioè, sarà per quello. Comunque, ragazzi, potete abbassare la risoluzione della live. Così scarica di meno. Non gioco tipo da un mese a Happy Home perché da quando Simon mi ha prestato Pokémon Arceus. Vabbè, ragazzi. Io non ce l'ho Pokémon Arceus. E se magari i tempi si fanno più floridi per il mio portafogli, magari me lo comprerò, altrimenti aspetterò il compleanno. E vabbè, uno se ne deve fare una ragione. Sono delle scelte. E quindi, guarda, raga, che idea! No, vabbè, genio. Ragazzi, e alla fine il genio. Cioè, vedete? Sembra che stanno proprio sul mobile, o almeno in parte. È fantastica questa cosa. Me gusta. Dai, è bellissimo. E quelle ce le lascio, tra l'altro. Sì. Che genia. Mamma mia, ragazzi. Cioè, fantastico, pazzesco. E questo sapete perché? Perché non si sono resi conto di fare la cosa. Cioè, è buggato. Questo è il motivo. Vi ricordate che ho messo tipo le lampade dentro? Forse si vede, forse ce l'ho ancora le foto. Poi vi faccio vedere un attimo. Ah, guardate quando mi sono fatta amica me stessa. È stata una cosa strana. Ah, e pure delle belle azioni che abbiamo fatto su Pokémon. Molto bello. Vabbè, troviamo un attimo quella cosa che avevo fatto. Se non l'ho cancellata, era una delle prime. Forse questa. Sì, ok. Quella sotto, scusate. Vedete che ci sono le lampade inserite dentro le bancarelle. Così che cade quel pennacchio, tipo quel coso, ok. E questo è un problema del gioco, perché le cose che si compenetrano non, è un bug, credo, cioè nel senso perché non si sono messi a dedicarcisi tempo, non lo so. Ho detto una cosa in un italiano stranissimo, insomma, non ci hanno dedicato tempo, questo volevo dire. E che strano. Beh, ok, figo. L'orologio ce lo mettiamo, però deve stare alla vista anche del doctor. Quindi al massimo qui. E poi qua sotto vorrei fare. No, sì! Perciò vedi, c'è cioè, nel senso, cioè io metto questa mensola che è compenetrata, ma si vede benissimo, guardate. Compenetrata praticamente con l'armadio. Però va bene, a noi sta bene, ci piace questa cosa, quindi non ci si lamenta. Andiamo avanti. Allora. No, sbaglio, sto sbagliando. Ok, devo andare a vedere queste cose qua. Perfetto. Che va? Che questo? Sì. Ok. Mi piace. Vai così. Come al solito mi piacciono questi tipi di effetti. I like it. Anzi, ce ne metto due così. Molto bellino, secondo me. E qua ci possiamo mettere degli oggetti. Mi è capitato con un muro che si è incastrato in un lampadario. Invece. Però a noi sta bene, no? A voi pure sta bene questa cosa. A me sta benissimo. Possono anche lasciarlo così perché mette un non so che di intrigante nel tutto. Che puoi fare delle combo tra gli oggetti, cose di estrema potenza. Allora, cosa ci mettiamo sopra questi oggetti? Io direi sempre qualcosa che magari richiami. Io non dico che deve essere proprio quello, ma richiami leggermente le cose dei medici, no? Giusto? Oltre che ci possiamo mettere anche un fragrance stick, per
Perché sì, poi magari quello che tiene l'allergia tipo me entra e inizia a starnutire come un pazzerello, ma chi se ne importa? Ma ci abbiamo un kit, qualcosa, non lo so, cioè. Una cosa qualsiasi da medico non c'è. Non c'è. E fazzoletti? Non lo so, è necessario? Sì? Diciamo di sì? Credo. E cartelline, cose, libri, cioè non. Non ha senso molto questa cosa, capite? No. Non ci sono cose mediche. Cioè, che devo metterci questo? Le cose con gli asciugamani? Ma non mi pare proprio il caso. Ma il kit di pronto soccorso? Sì, che l'ho visto, Red. Ragazzi, che carino quel film. Devo dire che. Allora, rispondo prima al kit di pronto soccorso. Il kit di pronto soccorso non lo so se è ideale in un ospedale, perché cioè, è un ospedale. A che serve il kit di pronto soccorso in un ospedale? Al massimo il coso del defibrillatore. Capito? E poi il Red molto carino. Come si chiama quello per guardare i vetrini? Ah, il microscopio! Sì, hai ragione, potremmo metterci quello. Vediamo se ce l'ho, se lo troviamo. Allora, penso che microscopio si dica microscope, credo. Cioè, io lo chiamerei così in inglese se dovessi azzardare a dire microscopio in inglese. LMMMP. No. Non si chiama Microsoft. Ah, sì, invece sì. Microscope. Mamma mia, che English. Che English, ragazzi. Pazzesco. E questo lo possiamo mettere qua con una bella televisione sopra. Sapete perché? Perché spesso sono collegati, ok? Per esempio, nella mia scuola noi avevamo un microscopio, cioè scuola alle medie, cose che poi uno non usa per i maledetti professori che non ci portano in laboratorio, capito? Guarda che English, hai visto? English, sk, English, ok, vabbè. Dicevo, per i professori che non portano in laboratorio, uno una volta vede le cose quando va all'open day della scuola e poi non le vede mai più. Questo è un imbroglio bello e buono, ragazzi, cioè io. Io mi ribellerei a questa cosa, non va bene. E vabbè. Quindi questo. Televisione. TV. Aspettate, facciamo così. Ma non c'era tipo il menu. Non c'era il menu. Ah, sì, ci sta il menu. Eccolo. Sopra. Ok. Scritto male apposta, ovviamente, ma la maestra in quarto elementare mi mise 4 perché avevo scritto English. Wow, io ho un cartoncino con scritto Happy Birthday con la bo, Birthday, però avevo scritto Day bene perché dai, l'avevo scritto bene. Happy Birthday, papà. Ed era la festa del papà. Non era il compleanno. Quindi, cioè, nel senso. E mo devo andare in Erasmus, capito? Cioè, fantastico. Happy birthday papà alla festa del papà. Ok, tra l'altro ricade l'anno tra poco, perché tra poco è la festa del papà. Non so che regalo fare, oh mio Dio, devo parlare con Claudia, mia sorella grande, l'altra sta in caserma. Happy birthday to you. Una ragazza. Infatti, però io gli ho scritto buon compleanno papà, pensando significasse tanti auguri, perché nella canzone Tanti auguri a te, tu fai tanti auguri a te, no? E allora, visto che in inglese fa happy birthday, però io dicevo happy birthday to you, allora per me happy birthday voleva significare auguri. Dai, non è un ragionamento di una persona stupida, però è il ragionamento di una persona che non sa l'inglese. Però io andavo a logica, scusate, se la canzone faceva tanti auguri a te. E in inglese faceva Happy Birthday to you. Allora Happy Birthday voleva dire tanti auguri. E io sul bigliettino della festa del papà c'ho scritto Happy Birthday papà. Scusate. Non è geniale questa cosa? È così. Ma vogliamo mettere sta televisione maledetta? Sì o no? Io la volevo mettere a muro. Che sto a cercare qua? Quindi capito? Happy Birthday. Questa è la vita. È così. Basta. Questa TV non è assolutamente a scopo di divertimento o cose varie. È una cosa seria, si deve utilizzare per fare cose serie. Qua ce lo mettiamo un divano, una seggiolina, una cosa, una seggiolina, un divanino.
In Inghilterra a marzo viene la festa della mamma, non quella del papà. Veramente? Ah, non lo sapevo. Vedi perché mi confondo e mi dimentico le date? Perché io sono English inside. Non è vera una scusa. Ma chissà perché cambiano in base ai paesi. Boh. Se per questo qua in Italia il 17 è la morte, però in America e soprattutto nel Regno Unito, quindi in Inghilterra, così il 13 non si può proprio sentire. Invece il 13 da noi è fortunato. Boh. E ragazzi, è la vita. Allora, cosa vogliamo metterci qua? Volevo metterci. Beh, visto? Sì. Io me la ricordo sta cosa perché dicevo, infatti in classe tutti quanti, professoressa, ma non è il 17 che è il giorno della sfortuna, perché facemmo, c'era uno dei classici capitoli dei libri di inglese con appunto quelle persone con le espressioni sempre gioiose, ma che dicono in realtà uccidetemi. Sapete, quelle cose là. Il 17 mi porta fortuna. Wow, Sofì, se vieni a Napoli e dici questa cosa, la gente ti dice: ah, strega! Ti chiama strega e ti brucia, non lo so. Qua a Napoli il 17, wow, disgrazia. Venerdì 17, sto a quarta, venerdì 17 nasce casa, sto a quarta. Mamma mia, ragazzi, napoletani. Tutti così. Non vedo l'ora di insegnare il dialetto alle mie compagne di dormitorio quando andrò lì in alto. Non vedo l'ora di dire un sacco di cose. 17 a disgrazia. Esattamente, ragazzi, è così. A disgrazia. Si dice proprio così a Napoli. A disgrazia. 17. Quindi, vade retro 17. Devo parlare napoletano? No, raga, non so che dire. Allora, io il napoletano l'ho imparato per sopravvivenza. Che significa questa cosa che l'ho imparato per sopravvivenza? Significa che alle medie, ragazzi, forse già ve l'ho detto, parlavano tutti in napoletano. Quindi, io per farmi capire, spesso non sapevano proprio dirle in italiano le cose, capito? Quando io stavo alle medie, ma questo blu elettrico assolutamente orribile. Ma cos'è? Cioè, mi piace lo stile, ma fa proprio brutto questo colore. Vabbè, comunque dicevo, alle medie era la sopravvivenza che mi spingeva ad aver imparato il napoletano, ma non sono mai stata brava a parlare napoletano. Infatti, non saprei che dire, capito? Cioè, non sono la classica sciugnizziella, capito? Cose così. Meno male che non dici parolacce perché io praticamente agli stranieri inseriavo solo parolacce. Beh, però si abbinava alle sedie. Sì, questo è vero, però le sedie sono un puntino. Questo è un pugno nell'occhio. Cioè, una cosa pazzesca. Troppo brutto. Cioè, mi piace lo stile, ma posso metterlo bianco? Scema scè. Posso metterlo bianco, no? Eh sì. No, i ferri non mi piacciono proprio. Perché questo blu, ragazzi, se fosse stato azzurro, ok, ma blu. Dai, su. Questo bianco va bene. Vabbè, ragazzi, ma è ovvio che uno insegna le parolacce agli amici stranieri o a chi incontra, insomma, cioè, è una cosa che è la base delle relazioni tra persone di lingue diverse, che parlano lingue diverse, insegnare le parolacce. E per favore, io tornerò sapendo solo parolacce in portoghese, nient'altro. Scusatevi. Come quando arriva uno straniero a scuola e ti insegna le parolacce, ovviamente. Vedi, vedi, è così che è la cosa. Così funziona il mondo. Cioè, gli esseri umani non dicono ma cosa fate, la vostra cultura. No, la prima cosa che dicono è dimmi le parolacce nella tua lingua. Che bella l'umanità! Mamma mia, ragazzi, veramente. Noi saremo i politici del domani. Bello, se la vi. Già. C'est la vie. Se la vi. Se la vi. Allora, guys, il termosifone lo vogliamo mettere? No, no, non lo mettiamo il termosifone, è brutto. E piante strane vorrei evitare. Fanno un po' paura in uno studio medico, non lo so. Non so se solo a me, forse sì. Ah, questo però. Perché non c'è spazio? Sì che c'è spazio. E dai, su. Ma ho finito gli spazi, non posso mettere più niente. What? Cos? Ah no, a terra però posso mettere qua. Ah, aspetta. Sono scema io. No, ma io non è che le insegnavo, è che tiravo parolacce a caso, tipo mi bruciavo e dicevo all'anima che. Oppure, bucchevam e lo ripetevano inconsapevole. Ah! Bellissimo. No, io invece le chiedevo proprio le parolacce, cioè. Ve l'ho raccontato quando una volta, quando vennero delle texane a casa mia, per il gruppo di papà e Rotary, cose, ma insomma, ospitavamo delle texane. A casa e mangiamo la pizza, loro tra l'altro sconvolte che ci vedevano mangiare la pizza con le mani. Infatti noi abbiamo detto no, we dance. Infatti loro chiedevano le posate, così no, no, we dance. Che è successo?
Ciao Just Crispy! Che succede? Che succede? Rided with... Ah, che bello! Grazie mille per il ride! Perché non c'è la notifica? Che si è disattivata la notifica? Comunque, benvenuto, benvenuti, benvenuti a tutti ragazzi! Come state? Qua si gioca un po' ad Animal Crossing e si parla tanto, come sempre. Che si dice di bello? Che si faceva su questo canale, Just Crispy? E grazie mille ovviamente per il ride. Comunque non ho capito perché non ci stanno le notifiche. E come al solito, vabbè, non ci stanno le notifiche. Che dobbiamo fare? Vabbè, che si faceva? Che si faceva? Qua volevamo mettere, ok, l'uscita di emergenza, perché serve sempre. Ok, così. Bene, così. E poi... altro? Vedo nient'altro comunque, sapete? Cioè, alla fine che dovrei mettere qua? Qua sul muro, niente. Cioè, vorrei metterci cose da medico, ma non ci sono più cose da medico, sono finite. Non saprei che metterci da medico. Un quadro. Ah, già, dicevo delle texane. Praticamente ospitammo queste tre texane a casa, una più simpatica dell'altra. Io avrò avuto, ma pochi anni, ragazzi, cioè avevo penso 10 anni. Cosa dissi? Loro chiesero perché era il periodo di One Direction. Loro dissero: "Vi piacciono i One Direction?" in inglese. E io dissi: "I One Direction hanno rotto le palle." Proprio ho detto questo: One Direction, nel mio inglese maccheronico di piccola, me lo ricordo benissimo. Feci pure il break the balls. Fantastico. Scusa se ti ho mandato solo uno spec, ma perché si deve chiedere scusa quando si fanno i raid? È la cosa più gentile del mondo, grazie! Non ci interessano qua gli spettatori, non ti preoccupare. Non c'è nessun problema per gli spettatori. Come vedi, ne abbiamo 8 e stiamo bene così. Ci vogliamo tutti bene. Anzi, benvenuto o benvenuta, non so come... Comunque carinissimo, Just Crispy, molto carino. Dimmi un po' come ti devo chiamare, se lui, lei, perché non si capisce dal nome. E poi non voglio assumere gender, eccetera, eccetera. Vabbè, le cose da generazione Z di cui io faccio parte, ma che non è che condivido proprio appieno. Non sono mancanza di rispetto, secondo me. Vabbè, comunque, che si dice? Cosa si faceva su questo bel canale? Si giocava ad Animal Crossing anche lì, oppure... Ah, è Cripsy. Vabbè, ragazzi, scusate, il Crispy McBagon, Black's Bebond e cose varie, io non ci leggo, lo sapete. No, ti spiego, ne avevo 9, ho fatto il raid di un tizio ed era... A un tizio ed era antipatico. Ah! Ok, ho capito. Se no, no, così ho scritto One Direction Break the Ball. Ve lo giuro, cioè, ho detto questo. E loro, ridere come delle pazze. Lei, Carla, ma in inglese vuol dire è la stessa cosa che in italiano. Io lo so. Cioè, in realtà ci siamo già sentiti tempo fa. E infatti c'era scritto che non partecipi la prima volta alla chat. Però io non mi ricordo. Non mi ricordo. Di uno e due mi piacciono due canzoni. No, vabbè, ma qua si parlava di quando erano famosi e vennero degli ospiti a casa mia dal Texas, perché mio padre, tipo, fa parte del Rotary e si fanno tipo i gemellaggi tra i club nel mondo. E queste qua decisero di venire a Napoli. Ok. E quindi, eh sì, non mi ricordo, mi dispiace. Comunque, queste vennero a Napoli e le ospitammo a casa per mangiare una pizza, giusto una serata. E loro chiesero questo fatto. Grazie per il follow! E loro chiesero questo fatto di One Direction. You and I stupend. Sì. Io non me ne ricordo bene comunque. Vabbè. E comunque io dissi: hanno rotto le palle praticamente. Queste scandalizzate. Tipo. Vabbè, comunque fu molto simpatica questa cosa. E niente, molto divertente. Come sempre, le mie bellissime figure. Mamma mia, pazzesco! Brava, Carla. Wow. Ti devo redare più spesso, sei simpatica, è una bella community. Guarda che la community, cioè se arriva qualcuno che rompe, viene bannato all'istante. All'istante. Qua vogliamo solo stare tranquilli, giocare, chiacchierare. Se diventare famosi, tra virgolette, vuol dire avere gente che rompe le palle in chat, no, grazie, no. Ti banno. Te la guardi, ma ti banno. Addio, non puoi scrivere più. E fine questo. E grazie mille comunque per il raidare più spesso. Magari ricambio se ti trovo ai classici orari che faccio io. Senti, One Direction. Esattamente.
Se non fai figure. Se non fai figure te. No, non ho capito. Carla, ti ricordi quella volta che ti abbiamo trollato? Sì, come se me lo ricordo. Però mi è piaciuto fare la morale. Cioè, mi avete fatto sentire una persona di livello e che finalmente nella sua vita era riuscita a fare un vero tag life a un iter. E poi si è scoperto che era uno scherzo. Cioè, ci sono rimasta un po' male, capito, alla fine. Io però ancora non sono stata bannata, eppure mi bannano dappertutto, soprattutto per sapere. Tu sei una persona di livello. No, vabbè, ragazzi, non è vero. Io sono una povera fallita che dovrebbe essere laureata, ma mancano ancora 10 esami, che per il mio corso di laurea è mezzo corso di laurea, e che non sta bene, non riesce a fare amicizia. Lucario è il Pokémon. Ciao Lucario, come stai? Bellissimo questo nick. Anche se Lucario su Pokémon Unite non fa impazzire. Comunque, come stai Lucario? Benvenuto, benvenuto. E vedo che partecipi alla chat la prima volta. Non dire cagate. No, è vero, è vero. Bene, bene. Io sono Carla, ho 22 anni e sono Luca il più antipatico. Attento. Ah, sì. Comunque, ho 22 anni, studio fisica all'università e mi piacciono i videogiochi come la maggior parte delle persone iscritte a fisica. E quindi a un certo punto ho deciso: ma sì, dai, streamiamo! Non ci giudico un libro dalla copertina. Oddio, 22 pure io a giugno. Io invece ne faccio 23 a maggio. Ok, va bene, non fa niente, non piangiamo. Però, ragazzi, io vedo il mio futuro che è lì e infatti studio. Evviva! Già. Cioè, a me piace studiare, il problema è fare gli esami. A studiare potrei studiare, cioè, è bello studiare, ma fare. No. Just Cripsy è uno scammer, davvero? Per caso giochi a Genshin? Ragazzi, allora Genshin. Grazie per il follow, Lucario. Comunque, spero che ti unirai presto, neanche nelle prossime live, perché qua siamo un po'. Siamo un po' pazzerelli, tutta la community. Ebbene, non sono quel tipo di streamer che fa queste cose stupide. Qua siamo persone normali che vogliono giocare. E io sono una persona molto goffa, però mi piace parlare. Anche per questo mi sono aperto un canale streamer. Pocket Monster. Certo che mi piace Pocket Monster. E gioco soprattutto Pocket Monster Unite. E ho visto tra. Vorrei il classico Pokémon Arceus che ormai giocano tutti, ma sono povera. In che senso sono povera? Nel senso che risparmio per altre cose, quindi magari la meglio mi metto un po' da parte. E quindi questo. Allora, dicevo di Genshin, è una storia molto simpatica quella tra me e Genshin Impact, ragazzi, perché più di una volta sono stata sul punto di scaricarlo. E varie volte ho detto no, no, dico nelle ultime settimane. L'ultima volta ho detto no, perché devi studiare. Se ti scarichi un gioco, ci passi le giornate intere, vai all'esame, ti viene l'ansia, ti dimentichi tutto e vieni bocciata. Quindi, ragazzi, Genshin Impact se ne rivede dopo, ok? E mi vieterò assolutamente di giocarci prima delle 10 di sera, perché altrimenti qua non ci si laurea più. Quindi forse ci giocherò, ma aspettiamo un attimo. Cosa? Stavi dicendo di che canale dei follower sono tutti biondi dietro, per non dire altro. I miei follower sono tutti biondi dentro. È vero, tale streamer, tale follower. No, questo è proprio uno scampo, questa la credi. A me non piace Genshin, a te ragazzi, il fatto è che non ci ho giocato, però molti hanno detto che è un plagio di Zelda. Io sono fan di Zelda, però se non lo provo, non so se mi piace, quindi. Da me i follower sono. Ah no, siete voi e basta. I miei. Sono dei bambini, lol. Vabbè, a volte succede, sì. Con Animal Crossing capita, ne sono passati vari di piccolini di qua. Secondo me la tua community la devi chiamare Biondi Dentro, non Yukimori, bravo. Ciao Lilex! Si legge così, Lilex forse. Ciao, buonasera, come stai? Eppure senza i tuoi follower non saresti nessuno. Esatto. No, ma che plagio, sono diversi. Ah, sì? Ok, allora devo vedere. Tranquilli, non è flame, siamo amici. Sono nessuno. Infatti, ok, hai ragione, ora cambio. Ah, direttamente così. Sì, io pure tutto a posto. Qua si studia, ci si dispera perché si studia e si ha paura degli esami. Perché alla fine, ragazzi, quello è il problema mio all'università. Io non è che non voglio studiare, se no mi iscrivevo un'altra cosa, non andavo all'università. Qua non mi puoi sospendere. I miei forni si chiamano Popolo, carino. I miei non si chiamano. Non si chiamano, si chiamano Everyone. Quanti anni ti mancano? In realtà me ne mancano zero. Sono io che sono fuori corso. Che bello. No, vabbè, raga, il Covid mi ha stroncato. Cioè, io sono stata
un anno intero senza fare niente perché stavo troppo nervosa e depressa per tutto. Ciao Aiden, come stai? Ma com'è che arriva tutta sta gente stasera? Come state, ragazzi? Anch'io, Animaletto Crossingo. Bello Animal Crossing. Già cliccato 3 volte sul tuo nome, ma nulla, ok? Tu nemmeno puoi sospendere. Vabbè, raga, ha cambiato. Se non credete, andate a vedere. Sono i miei. No, ragazzi, comunque, io dovrei. Cioè, in realtà sono fuori corso da giugno. Però il problema è che nella facoltà che studio io c'è bisogno, cioè dove studio io c'è bisogno di fare gruppo perché è difficile capire tutto, è difficile ripetere tutto bene perché io sono iscritta a fisica e quindi è importante avere rapporti con gli altri studenti, magari studiare insieme, confrontarsi sui problemi, sulle cose, problemi nel senso i problemi di fisica, capito? E anche i propri problemi, vabbè. Ma quali sono tutti i miei follower? Quali i tuoi allora, ma quali tuoi sono tutti i miei follower, vero ragazzi? Sì, vero? Anche tu streami? Ah sì? No, vabbè, però non mi prendete in giro. Vabbè, se streami anche tu, vabbè, bello. Magari facciamo il follow for follow. Vabbè, io qua intanto stavo decidendo cosa mettere su questo muro, anche se... Ah, l'ha cambiato veramente! Anche se non so cosa mettere esattamente su questo muro, perché non c'è niente che mi interessi, quindi quasi quasi lo lascio bianco. Che ne pensate? Non lo credere, Luca uguale Pinocchio, non era vero. Vabbè, raga, ma comunque si viene a sapere. Aiden ha approvato. Bellino il nome Aiden, comunque, lo sai? Molto carino. Forse già l'ho detto perché non ho letto che partecipi alla chat la prima volta, o sbaglio, non lo so. Comunque, molto carino, sappi che è molto carino e mi piace. Raga, no. Ah, che carini, mettiamo i pesci. Ma sì, giusto per mettere un po' di aria carina a questa stanza. Oddio, sono orrendi. Veramente orrendi. Mamma mia. Ma che è? Mio Dio, sono veramente brutti. Ma a sto punto lascio il muro bianco, ragazzi, perché qua non ha senso, cioè, veramente. Sì, non è la prima volta. E infatti, vedi che è utile questa nuova funzionalità. Così posso riconoscere chi viene da un po' di tempo, chi viene prima, chi viene dopo. Scarlatto e Violetto, che starter sceglierai? Allora, ragazzi, vorrei giocarci. Credo che me li farò regalare a Natale. Perché alla fine escono sempre a Natale i giochi di Pokémon. Quindi magari sì. E fatemi verificare un momentino. Perché se non sbaglio, già avevo. Che è successo? Sbrigatito Quickly. Ok, sistema e arrivo, lascio il PC con... Ok, senza farti condizionare. Da sparire. No, ma... Allora, mo vi lo dico perché io già l'avevo deciso, tra l'altro, però non saprei. L'avevo deciso, giuro. Starter Pokémon... com'è che si chiama? Abbiamo detto... Oh, com'è che si chiama? Ah, ok, eccoli qua. Ragazzi. Lo so che non dovrei farmi condizionare, ma che devo dire, il più carino è lui. Paperino. Sì, quello è vero, dai. Non chiedere a questi farabutti ruba follower. Perdona di cultura. Persona di cultura, vabbè. A me piace quello d'erba. No, raga, ma quello d'erba è il più carino. Raga, a me piacciono le cose carine. Non è che ci posso fare qualcosa. Purtroppo, quindi probabilmente sceglierò quello. Che so, probabilmente veramente sceglierò quello. Perché, raga, è oggettivamente bello. Cioè, oggettivamente è carino. Ma perché è carino, raga, è carino. Basta, è carino, l'ho detto 1000 volte, è carino. Allora, guys, io credo di aver finito l'ospedale. Penso di sì. Ah, grazie, ok, mo' mi bevo un sorso d'acqua. Avete ragione, parlo troppo. Da notare, simbolo del canale, i fiori di ciliegio, bicchiere con le ciliegie. Ragazzi, sono cose di alto livello. E tra l'altro, questo è il secondo bicchiere perché il primo l'ho scassato mentre ero in live a giocare a Dungeons & Dragons. Che figata la borraccia. Sì, è molto carina, si trova su Wish se non sbaglio. Che è sta musica altissima? Oh, bene così. Allora, diciamo che abbiamo finito l'ospedale. Quindi, bruh, abbiamo finito. I'm finished. So let's decide who'll be working there here. Ok, vediamo allora. Allora, dottore e receptionist. Ok.
Anche tu prendi sempre gli starter d'acqua. Allora, io ragazzi, se devo dirvela, rispondo così, io prendo sempre vero starter d'acqua. Cioè, anche per dire Piplup, ma perché era carino? Vabbè, che erano tutti carini con diamante e perle, erano tutti carini. Ma anche quando giocai quello di Alola, Sole e Luna, scelsi Poplio. E ragazzi, io ho un peluche di Poplio. Dov'è il mio peluche di Poplio? Mi sta roba dentro le cuffie. Io ho un peluche di Poplio, perché è carino! Poi non mi piaceva l'evoluzione, però sì. Vabbè, i Pucci Pucci sono i più carini. Poi crescono e diventano brutti. Ma quel muro con l'acquario è bellissimo. Eh sì, raga, ho avuto st'idea miracolosa l'ultima live. Infatti, super contenta. Cioè, bellissimo. Allora, chi facciamo medico qua? Ciao! Non lo so se può essere medico, anche se ho il panciottino, bellino. Poplio è il più sfortunato con la Evo. Infatti diventa proprio brutto, ragazzi. Non c'è che dire, proprio. Non ha senso. Wow, sì, ti prego! No, lui è il medico, basta, basta, è il medico, basta così. Ah, ma fai le live di Unite, figo. Sì, però da un po' che non la faccio. Perché tra l'altro stavo in team, ma da quando ho preso il nuovo computer non l'abbiamo ancora fatta, quindi si vede ancora poco HD, diciamo tipo 400p. E non si sentono le voci. Si sentono le voci. Però, magari in questi giorni possiamo farla una live di Unite. E devo dire che visto che mi sono disintossicata da quel gioco, ora vinco più spesso. Il dottor. È vero! È il dottor Nosaradan, ragazzi! È lui! È il dottor Nosaradan! È lui! Io ho il computer potentissimo. Io no, vabbè, ragazzi. Cioè, io nel senso, questo sì è potentissimo. Cioè, adesso sta usando il 3% della CPU e ci ho aperto Discord, YouTube e OBS streamando HD più la scheda di acquisizione e la webcam. Quindi 3, 2,7%. 60 fps, 1080p. Fantastico. Ci sono il massimo riesco a fare just chatting in Minecraft solo fino. No, vabbè, ma perché adesso praticamente io questo computer. Che PC hai comprato? Ora ve lo dico. Allora, questo computer l'ho comprato perché, non tanto perché c'avevo 1100 euro da spendere, ma perché mio padre è un docente, ok? C'aveva un bonus docente accumulato da 2 anni e lui non doveva prendersi niente. Allora, visto che si è ricordato che scade, ha detto: Carla, facciamo così, visto che il tuo computer fa schifo, tu stai all'università e magari ti serve, prendiamo un computer con il bonus. Se ci sono dei soldi da mettere vicino. Io ho detto, li metto io ovviamente. I soldini ricavati da Twitch, quelle 2 volte che sono riuscita a ritirare, tipo, grazie a voi ovviamente, e a Tannhäuser che mi ricordo donò tipo 30 euro in una serata, pazzo, pazzo, scatenato, scatenato. Infatti da un po' che insomma non riesco a ritirare, ma perché ovviamente qua ci sono ritmi normali adesso. 1010 God is God for a PC, so your PC is good. Ok, good for PC. No, ma sì, top. Comunque ora vi dico il computer. E praticamente, visto che io ancora devo ritirare i primi. Ok, perfetto. Perché è utile nel senso, cioè ho detto ce li metto io vicino, anche perché per quello era dedicato, diciamo, io ho detto per le donazioni al canale sono donazioni per far salire di livello le live. Comprare giochi per fare contenuti, comprare computer, boostare il tutto. E infatti questo è successo perché ce li ho messi io i soldini vicino. Erano pochi. Non ne servivano tanti, però ce li ho messi io. E è un computer che tra l'altro stava in sconto, stava a 1100 euro, l'ho trovato a 999, quindi 100 euro di sconto buono. E allora, questo si chiama Victus by HP, quindi è una linea di HP per il gaming, appunto si chiama Victus, non è assemblato, è un portatile. Perché ragazzi, a me il portatile serve. Mi serve perché devo portarlo all'università e non aveva senso fare un fisso quando, diciamo, la mia prima implicazione nella vita è l'università, cioè io vorrei fare la vita universitaria, quindi mi serve un computer che mi posso portare in giro. Comunque, ha una scheda grafica dedicata di ultima generazione, no, è portatile, ha una scheda grafica di ultima generazione dedicata e ha un Intel Core i5, non mi ricordo bene la cosa vicino, però vi dirò, funziona bene, c'ha tipo 8 core, se non sbaglio. E è buono, sì, è buono, sì. È veramente un buon computer. Ha un Intel Core i5, c'era anche l'i7, ma stava a 1400 euro. Ho detto, cioè,
non è che lo sfrutterò così tanto. E quindi niente questo. Ha un buonissimo sistema di ventilazione, tra l'altro, infatti è un po' pesantino, un SSD da 512 GB e non ha l'hard disk, perché sennò vabbè sarebbe stato pesante e gigantesco, mi comprerò un hard disk a parte per non degradare la SSD, quando sempre così. I 5 volte è meglio, sì, questo è vero, i 5 in particolar modo è buono per il gaming, anche perché io non l'ho preso per il gaming, infatti avrei preferito un AMD Ryzen 7. Diciamo, sta lì come prezzo. Però, allora, in che senso non c'è l'hard disk? Devi sapere che le memorie del computer si dividono in due categorie: quelle magnetiche, ossia l'hard disk, e quelle digitali, cioè quelle elettroniche, ok? Quelle elettriche, che sono le SSD. Sono entrambi delle cose di memoria, ok? Dove tu ci metti la roba, tipo i film e memoria, classica memoria. Tra l'altro c'è anche installato il sistema operativo, quindi diciamo non campa senza. Quindi è memoria. Solo che sono di due tipi diversi, perché la SSD, essendo elettrica, è molto più veloce. Molto più veloce, molto più piccola come dimensioni proprio. Brutte esperienze con gli hard disk. Sto facendo lezioni di PC, grazie, mi serviva. Eh sì, ma perché mi sono informata, inoltre ho anche fatto il corso di informatica all'università. La SSD è molto più veloce perché è elettrica, semplicemente. L'unico problema dell'SSD è che si degrada se la usi tantissimo, cioè per esempio, se la tieni quasi piena, se fai in continuazione scarico, carico di roba, sposti, metti, togliete, la si degrada 10 anni e si deve buttare. Invece l'hard disk in quel senso è più sicuro perché è memoria magnetica, cioè dovete immaginare una serie di dischetti impilati. Questi dischetti fisicamente, ok, sono divisi in cellette, in ogni celletta ci sta un vettore è una freccia. L'orientamento di questo vettore ti dà la memoria dei tuoi oggetti e te li salva per sempre, quindi stai sicuro che un hard disk, a meno che tu non lo formatti, non perde l'informazione, a meno che non ci azzecchi un magnete vicino e là è solo da buttare. Quindi praticamente è simile in modo che fa. Più che altro è simile al modo di fare delle RAM. È veloce semplicemente, è elettrico, ok? È una cosa elettronica, quindi è più veloce. Comunque, SSD è meglio di HD. Tra l'altro, SSD è Solid State D, non mi ricordo che era. Disk, sì, Solid State, cioè stato solido, credo si chiami così, una cosa del genere. Va bene, ciao Lucario. E quindi niente, ho fatto informatica a scuola. Eh no, io all'università invece. Informatica a scuola l'ho fatta all'elementare, ma stavamo a cercare immagini su Google, cose, e usavamo Word, non lo so, e Paint. Vabbè, comunque, ovviamente comprerò un hard disk a parte, però questo hard disk sarà per conservare le cose pesanti. Ok, ciao Vale, buonanotte. Grazie a te per la compagnia, ma che a me. Grazie a te, grazie mille. Noi intanto dobbiamo decidere il segretario qua. Allora, lui ci sta già, Odi forse no, però ci sta come segretario forse. No, non è vero, c'ha gli occhiali. Gli occhiali da sole, non lo so. Lui? Ah, lei. Lupo? No, una più piccolina. Topo segretario. Topo? Allora, no, lui no, lui è professore. Ronda. Wow, Ronda la segretaria. Ragazzi, Ronda la segretaria. Basta, lei. Fine. Però in rosa? Ah, vabbè, non fa niente, va bene così. No, hospital name, non lo so. No, raga, io non ho dato nome a niente perché non mi viene in mente nulla. Va bene, ci siamo! Yay! Che Sofia abbandona. Anche Sofia abbandona. Ciao, Sofì! Un bacione, sono fiera di te per la matematica, brava! Oh, ma che carino! Ma quanti anni arriverà un nuovo? Boh. L'ultimo di quanti anni fa è? Di quanti anni fa è l'ultimo quello per Nintendo? Io li ho soprannominati tutti con strutture di anime e strutture di serie TV. Sì, bellissimo! Moriremo prima che esca! Oh, guardate quanto è bello, Sigmund! L'ultimo è marzo 2020. Ah, sì, è vero, l'ultimo è 20 marzo 2020.
2019? No, non penso sia uscito nel 2019. Oddio, ma qua divento verde, ma che? Non penso sia uscito proprio nel 2019, forse un po' più vecchio. Strano. I brought the hospital staff. I also went ahead and recruited a few patients. Ah, qui è andata a prendere gente in giro e tu stai male, vieni. Sì. I really like how it all turned out. I look great in photos. It look great. Ok, it look, ok. It look. Perché ce l'hai in inglese? Allora, ce l'ho in inglese. Ciao, Abby, com'è che te ne è andato? Non me ne ero accorta. Comunque, ce l'ho in inglese perché vorrei tenermi un po' in allenamento. Da quando ho finito la scuola non è che parlo in inglese o preparo discorsi in inglese, quindi ho detto, meglio se mi giro tutto alla Switch in inglese, così almeno imparo qualche parola. Ragazzi, vi giuro, Animal Crossing fa un sacco di vocabulary. Ci sono un sacco di parole che non conosco. Ah, ok. E quindi semplicemente per tenermi un po' in allenamento e imparare nuove cose. Non è scusato, lei poteva bannarmi e non l'ha fatto. Io ho l'isola invasa di fiori, ma non ho voglia di toglierla. Mamma mia, che brutta cosa. Ho perso la mia occasione. And speaking. E parlando di foto, speaking of photos, once you're done, let me know and you can get a celebratory photo outside. Ok, sempre di notte, ovviamente, facciamo le foto fuori. Tra l'altro questa l'abbiamo fatta, le foto qua le abbiamo fatte, giusto? Cioè spero di sì perché mi scoccio di rifarle. Io sono di Napoli, abito proprio a Napoli, non proprio nel centro storico dove alluccano e fanno casino, un pochino più su, sulla collina di Napoli, praticamente nella zona del Bosco di Capodimonte, che è Napoli-Napoli proprio, ok? E lì, bella Napoli, molto. L'unica cosa brutta è il parcheggio. Non si può andare da nessuna parte, i mezzi fanno schifo, quindi è il parcheggio. Vabbè, questo. E sì, l'abbiamo fotografata la sala dell'ospedale, quindi good. Allora, siamo io e Abby che ci abbracciamo amorosamente su Skype. E quindi questo. Non sembra? Perché un sacco di gente ha detto, wow, si sente che sei... Vi ricordate quando è arrivato quel tizio che diceva di fare tipo... Il doppiatore diceva, wow, parli proprio male, così. Poi alla fine siamo scese da amici. Cioè, amici, più o meno. Ho provato a farmi rispettare, come dire. Sigmund the Doctor. Aspettate, fatemi spostare il bicchiere, se non si vede. Mi piace così. Molto cute. Anche se così non è che rende troppo, diciamo. No, forse quella foto è veramente la foto più adatta di tutte. Che succede? Te la faremo! Ti ricordi il fatto dell'adizione? Ah, stai lì su? Io ci sono passata il mese scorso. E vabbè, ma in zona ospedaliera passa un sacco di gente. Cioè, io sto nei pressi dell'ospedale, diciamo. C'è il Cardarelli. Ok, c'è l'ospedale. Guardi il Cardarelli. Io sto a destra. Scendi giù e poi giri a sinistra. Vai vicino alla chiesa e quelle case mie. Non nella chiesa. Non vivo in chiesa. Farebbe troppo freddo per vivere in chiesa per me. Vabbè, ragazzi, io penso che... Cioè... L'ultima foto al massimo possiamo farla così, ma nel senso... Togliamoci i personaggi, ma... Queste... Cioè, non c'è altro, quindi direi che è finita! Ho spento qualcosa. Bellissimo che tu dici esattamente dove vivi, io lo tengo stranascosto. No, vabbè, raga, ma... Cioè, ma chi mi si... Chi mi caga? Chi mi caga? E cosa mi dovrebbero fare? Cioè, venire in casa? Che fanno? No... Poi non l'ho detto esattamente, anche perché c'è, cioè, sono tutti i palazzi, devi visitare le case di tutti, capito? Non è una casa di campagna che ci sta una strada con quattro case. Bomba a casa! No, dai, dai, ma che... E poi è casa mia, cioè, che si vede ogni angolo di questa casa, chi mi va a mettere la bomba? Vabbè, ma la gente senza insultare non riesce a vivere o cosa? Perché? Che è successo? Ah, il fatto dell'addizione! No, vabbè, ma io con questo ci ho parlato, ho detto, senti, bello, questo è il mio modo di parlare.
Se tu vuoi fare il tizio che sta all'addizione, va bene, ci sfidiamo, perché ho comunque fatto 3 anni di recitazione. Quindi l'ho studiata l'addizione per 3 anni. Ah, e che cacchio, ed ero anche brava. La mia paura più grande, ma no, dai. Non sono... Poi dai, non tutti sono di Napoli. Infatti. Rieccomi, mi era esploso il wifi, mi sono perso qualcosa di importante. No, no, stiamo parlando di bombe che mi hanno messo una volta a casa. No, non è vero, ragazzi. No, non stiamo parlando di questo. Facciamo sta foto di rito, come al solito, al buio. Oh, tutte le foto, tutte sono al buio. Io mi ricordo di cambiare l'ora del giorno solo quando non facciamo questo. And now, the nations of the world. Va bene, facciamo sta foto. Thank you very much. With the creation of this hospital, our little island is a bit safer today than it was yesterday. Ah, bello, ma solo perché lei ha avuto mal di pancia ed è dovuta andare via, perciò ha fatto questo ospedale, non per altro. Ultima domanda e poi smetto di rompere. Orari delle tue live. Allora, ragazzi, io streammo in genere un giorno sì e un giorno no. Quindi, per esempio, lunedì, mercoledì, venerdì e domenica, oppure martedì, giovedì e domenica. A meno che non stia morendo o devo studiare, tipo martedì è saltata proprio per questo motivo, o live speciali. L'orario è sempre 9:30, 11:30 o 10 mezzanotte. Insomma, inizio tra le 9:30 e le 10, perché io poi mangio alle 9, quindi dipende pure. Tra le 9:30 e le 10 e finiamo dopo un paio di ore di live. A volte faccio anche 2 ore e mezza, ma solo quando, insomma, i tempi lo richiedono, se, perché non voglio interrompere cose. Anzi, United States, wow, Canada, Mexico, Haiti, Jamaica, Perù, le nazioni che stanno antipatiche a Putin, United States, Canada, Mexico, Panama, Haiti, Jamaica, Perù. Comunque, vi consiglio, se vi va, mi farebbe tanto piacere, tra l'altro, anche perché Twitch poi ci fa perdere di vista a volte, scrivete punto esclamativo disco, ridiabbi, ok, è copiato sto meme. Punto esclamativo Discord e potete entrare nel mio server. Ora potete scrivere di essere taggati, cioè di avere notifiche solo su menzione. Così se noi chiacchieriamo per altri fatti non vi arrivano messaggi, però per esempio quando taggo tutti perché sono in live vi arriva la notifica. Quindi se vi fa piacere questo Discord, sei già su Discord? Ah sì, mi ricordo come. Quindi dicevo, se vi fa piacere, potete unirvi al Discord, questo lo dico a tutti. Microfono di questo. Ma è bruttino. Mister Bracco, 4 utenti! Bracco, ciao! Ehi là! Com'è che vi porti tutta sta gente stasera? Perché per me sono tanti, ragazzi. Come state? Benvenuti! Io tra l'altro mi presento perché, ragazzi, giustamente qua qualcuno può non conoscermi, non lo so. Qua siamo tutti più o meno della stessa community, ma chissà, sono Carlo, ho 22 anni, studio all'università e studio fisica all'università. Mi piacciono le cose carine, infatti guardate cosa mi è arrivato l'altro ieri da AliExpress per le cuffiette, cuffiette che non mi sono comprata da sola, mi ha regalato mia sorella perché mia sorella lavora. Grazie per il follow, grazie ragazzi. No, in realtà mi piace il suono. Ragazzi, sono di queste. Allora, queste cuffie si chiamano Somic con la M. E queste sono di silicone, quindi non sono le classiche cuffie gattino integrate, sono semplicemente belline rose. A quanto pare si illuminano, però credo di dover prendere il jack con la USB per farle illuminare di lato, poi sarebbe un po' trash. E quindi questo. Comunque, sì, in effetti c'è un bel suono. È vero, ci avete ragione, perché io poi le riascolto le live a volte per vedere se sciosciano il microfono e insomma se piace. Comunque. Ragazzi, dicevo, Carla, 22 anni, studio fisica all'università, penso 30 euro, però me le regalate mia sorella al compleanno dell'anno scorso. Che carina, bellissimo regalo. Prima streamavo con queste magnifiche cuffiette del mio vecchio telefono, tra l'altro rotte, non so se si vede, qua sono rotte, non si vede. Vabbè, questo comunque. Io pesco, sì, come al solito, va bene, Bracco. Comunque, altro da sapere su di me, mi piacciono le cose carine. Ma non sono la kawaii girl stupida. Per esempio, mi piace prendere il bicchiere rosa così, appunto il coso delle cuffie. Mi piace avere il calendario di Pusheen, capito? Mi piacciono le cose carine. La mia Switch è rosa. C'ho il sottobicchiere con il petalo di ciliegio. Questo è.
Capisco il voler condividere il suo curriculum, ma non stiamo assumendo. Ah, mi dispiace. No, vabbè, per farmi conoscere. Wait, Sword Fire, da quanto tempo? Niente, per far conoscere un po' me e la mia personalità. Niente, spero vi divertiate. Tutto qui. Quindi, fine. Gioco ad Animal Crossing, Pokémon Unite, Sky. E ogni tanto facciamo just chatting perché perdiamo tempo su TikTok. Fine. Le cose sono più belle se sono kawaii. Avete ragione, perché le cose carine sono tali. Sì, ma lo so, non ti preoccupare, se no saresti già stato bannato. No, non è vero. Non ti preoccupare, lo so che scherzate, ragazzi. Va bene, c'ho la Switch in inglese perché voglio tenermi in allenamento, perché altrimenti mi dimentico tutto. Quindi questo è importante, perché studiando nel campo scientifico a un certo punto dovrò scontrarmi con l'inglese, soprattutto nel momento in cui magari vorrò fare un dottorato, che magari devo tenere anche delle conferenze, dei mini congressi in inglese, quindi diciamo ha senso rimanere in allenamento. I'm so excited about how everything is coming along. We should also hear some words from the one who was in charge of this hospital project, ok? What have you got to say to us on this great day, Carla? I'm so happy! Fisica triennale completa, triennale più magistrale ed eventuale dottorato, eccetera, eccetera. Diciamo che se non fai il dottorato vai in azienda o fai il professore, però a sto punto non ha senso buttare così tanto tempo e fatica. Quindi questo. Quindi non sei tipo Umbridge di Harry Potter? No! No, che schifo! A proposito di Harry Potter, adoro Harry Potter, sto ascoltando gli audiolibri di Harry Potter, sono arrivata al quinto, ma ci vuole la ragazzi, l'Umbridge nel quinto mi fa sbroccare, è ancora più cattiva che nel film, è pazzesco raga, mamma mia, ma che ci tiene, è una cosa odiosa, vi giuro, magari fatevi Audible, ci sta la prova gratuita, vi sfondate di Harry Potter e vedete, perché è terribile e i libri sono molto belli, dal terzo in poi ci sono delle cose aggiunte che vi spiegano. Raga, ve li consiglio tutta la vita. Il primo è quasi uguale. Il secondo, così così, ma la storia è la stessa. Esatto, l'Umbridge un palo nella pesca, diciamocelo. No, sta laggiù la mia pesca. Aspettate, devo prendere la pesca. Aspettate. Mo si sfondavano le cuffie. Una le ho rotte così. Nella pesca. Capite cosa intendo? Nella pesca. È il mio squishy questo, sì, il mio squishy. Perciò vi ho detto che mi piacciono le cose carine. Vabbè, comunque, niente. Bracco ha riscattato pesca. Ah, pesca! Ma ci vuole, anch'io vado a pescare. Bracco simpatico. Vabbè, niente questo. Brutta l'Umbridge. Chiedo perdono, scherzavo. No, figurati, no. Addio l'Umbridge. E poi dicevo, mi stavo riguardando sempre i film di Harry Potter perché ho avuto la febbre. Cosa fare quando hai la febbre? Guardare film. Però li ho visti in inglese, sempre per fare un po' di listening. Vi giuro, il primo film si capisce, il secondo così così, dal terzo Ron non si capisce niente quando parla. Niente, non si capisce. Infatti là ho messo i sottotitoli, perché alla fine non si capiva quello che diceva. Vabbè, niente ragazzi. E tra l'altro noi, dopo questa live, cioè adesso praticamente, cioè non dopo la live, adesso, cambio schermata e ci andiamo a vedere, a proposito di Harry Potter, se vi fa piacere, dopo che ho finito qua, visto che io non ho visto il trailer del nuovo gioco, anche se non ho PlayStation, però mi piace Harry Potter, potremmo andare a vedere il trailer del nuovo gioco per PlayStation di Harry Potter, anche se io non ho la Play, cioè ce l'ha l'Anakins, che è il mio fidanzato. Ciao, faccio un saluto veloce. Ma che carina, ciao Laila, come stai? Come va? Hai visto che c'è un Traveling Spirit oggi? Oggi. Comunque tutto bene, e grazie mille per questo salutino, che bello. Io ho già visto il trailer della Corsa Legacy, però me ne sto zitto. Ok, mo lo commentiamo insieme magari se vi va. Però prima facciamo questa bella fotina. E... ma non così. No, è orribile. Potreste fare delle cose, saltare. Ecco, molto più bellina. Raga, Sigmund is the new Dottor Nosaradan. Sì, ho già preso tutto. Ah, troppo carino. Mamma mia, tu che stai piena di roba. Mannaggia, beata a te. Io mi stacco dal PC, lascio solo mia sorella in live. Va bene, ok. Va bene. Ragazzi, comunque, a voi che siete arrivati nuovi, se vi va appunto di continuare, perché non lo so, sto simpatica,
volete prendermi in giro? No, vabbè, sto scherzando, niente. Se vi siete divertiti, se vi va di visitare di nuovo le mie live, invece che aspettare Twitch, se vi va, potete fare punto esclamativo Discord e unirvi al mio server. Potete, ma perché? Non perché voglio dire, ah, boffate il server, no. Perché il server almeno manda le notifiche vere, quando si esce dal bot, oggi ce l'ha fatta. Potete disattivare tutte le notifiche, grazie per la pagina. Potete disattivare tutte le notifiche, su Discord le notifiche arrivano sempre. E infatti, quindi disattivate tutte le notifiche tranne quelle di menzione. Cioè nel senso, scrivete, leggi, essere, insomma, arriva la notifica solo se taggato. In quel modo, quando io taggo la community per dire che sono in live, cioè everyone, lo so, però tipo a un certo punto smette di mandare le notifiche per alcuni streamer. Si dimentica così. Perciò, capito, è nato il server per quello. Se vi dà fastidio che magari uno spamma, io vi posso anche far vedere, posso anche linkarvi un video. Poi le manda in ritardo, è vero. Posso anche linkarvi un video dove vedere come disattivare le notifiche e metterle solo se menzionati. In questo modo, solo quando vi taggo, vi arriva la notifica e il server non spamma. Se poi volete parlare in un qualsiasi momento, potete dirmelo e vedete. Si crea un ruolo solo per le notifiche con un autoruolo. Questo è vero. Sì. Potrei farlo. Vabbè, insomma, oppure appunto potete farlo voi. Se non sapete farlo, basta che mi scrivete sul server. Carla, come si disattivano le notifiche? Io vi faccio vedere un video da telefono o da computer, è uguale. E vi faccio vedere come si fa. Va bene, allora. Ah, ma lì... Ah, già. Per depositare i pochi. Well, I'm better now. There's no need to worry anymore. Ok, moving on. Ah, ovviamente un sacco di soldi. As always, you worked really hard. Your pay should reflect that. Sorders 225.000 pochi, wow. Io ho fatto così e penso che sia meno fastidioso per gli altri. Sì, ma in generale è così, ragazzi. Cioè, io consiglio a tutti di farlo. Non vi dico di tenere attivo il server, di parlare, perché non è un server che vuole fare quello. Se vedete, è un server utile a chi gioca. Anche se non riesco a mettere le notifiche per quelli di Animal Crossing. Però tipo, la pagina di Sky funziona benissimo. Perché ci sono le notifiche quando ci sono le... Cioè, nel senso, arrivano i messaggi quando ci sono news. E ho creato un canale dove potete vedere la soluzione delle quest del giorno. E anche delle candele, delle torte di candele che spawnano quel giorno. Su questo Sky Children of the Light. Non so se qualcuno ci gioca, comunque ve lo consiglio. È molto bello, molto rilassante. E quello funziona tutto. Gli altri non riesco a mettere le notizie, non so perché, e non sono ancora andata a fondo, lo farò appunto uno di questi giorni magari. Quindi il server serve a quello, e poi ci sta la pagina di Animal Crossing, diciamo quella più sviluppata, perché appunto ci sta una sezione nel server che si chiama Cosa Desideri, e potete chiedermi quello che volete e lo riceverete il giorno stesso, il giorno dopo o quando ci facciamo appuntamento vi posso regalare le cose, perché io ho un sacco di oro, un sacco di cose, quindi ve le posso regalare. Sì, infatti facciamo prima guardare sul tuo Discord piuttosto che andare a cercare su Google. Infatti, per quanto riguarda Sky, io ci ho giocato ma non ci ho capito nulla, mi si era tipo resettato il gioco e ho smesso. Oh no, io che sto completando gli spiriti della foresta. Che carina Greti. Greti, comunque puoi usare il server per le missioni del giorno e si vede, cioè, insomma, ti danno le soluzioni, quindi se per te è utile, io l'ho messo per quello, io lo uso personalmente. Vabbè, e quindi questo, il server serve per giocare, serve per la community, ma anche e soprattutto per le notifiche di Twitch, perché lo sapete come va la cosa. Do you want to call it a day or do you want to keep working? No. Call it a day, per esempio, do you want to call it a day? Cioè, tipo finirla qui. Chiamare il giorno è un modo di dire che non conoscevo. Gretti, it's always good idea to chat with folks who are visiting our island and talk up the business. Ok, good luck. Thank you. Allora, mi piace questo. Io devo ancora scaricarlo, lo dico sempre, ma... Però aveva delle... raga, allora, Sky... Vi racconto un po' di Sky, se volete. Server serve, ma non serve ad altri... Ok. Ah, piccolo consiglio per la pronuncia. Quando trovi una G alla fine della parola da pronunciare, la mettono solo per dare fastidio. Lo so. Cioè, se mi devo impegnare per la pronuncia, non devo leggere veloce. E ci sta, avete ragione. Grazie mille comunque per la nota. Devo abituarmi un po' a leggere. Lo so che la pronuncia non è delle migliori perché non faccio listening da un po' di tempo. Wow, io tornai da un viaggio al Parlamento Europeo a Strasburgo, che erano tutte conferenze in inglese che tenevo una pronuncia, raga, mamma mia, la mia lingua andava da sola, fantastica.
Ora lo scarico e si pesca per finta, ok? Allora, ragazzi, se volete, mentre vado su a controllare i materiali, perché devo vedere un attimo e poi mettiamo l'altro. Shish, esatto. E poi mettiamo, ci vediamo il trailer di Harry Potter. Vi dico un po' Sky da cosa è tratto. Allora, un gioco molto famoso per Shock Because. Un gioco molto famoso prima di Sky. Gold Nugget, ok? Gold Nugget e... Non ho letto... Gold Nugget? Iron Nugget, ok. Nugget. Comunque, allora, un gioco molto famoso prima di Sky è stato Journey. Dicevano anche Flowers, o Flower, non mi ricordo come si chiama. Però, in realtà, non l'ho mai neanche visto come era fatto. Mentre Journey era molto famoso e conoscevo anche il personaggio, ci ho anche giocato. E sono giochi che sono definiti dalla comunità, diciamo, giochi poesia. In particolare sono avventure grafiche. Poesia perché sono belli, perché sono poetici, perché raga, oddio, sono bellissimi. Questa è la cosa, sono belli. Tu lo vedi, che cacchio di bel gioco che è. E è un gioco dove intraprendi un'avventura, se segui appunto, chiami la luce alata, ti dice dove devi andare, tu vai là dritto. E alla fine l'avventura dura tipo 3 ore, 3 ore e mezza, una cosa così. Cioè si finisce in una serata. Guarda, il nuovo gioco di Harry Potter, Fist Reaction Shock, esatto. Shock because, in, com'era? In hour, oddio, com'è che diceva? Hai girato la cosa. Because in our minds everything is connected to the United States. Raga, è bellissimo il discorso. Vabbè, io vado, ci sentiamo questi giorni. Ciao Cripsy! Grazie mille per essere stato qui con noi. Per, mi ricordo, non mi hai detto maschio o femmina. Comunque sta qui con noi. Un bacione, alla prossima. Comunque, dicevo, ragazzi, Sky è un'avventura grafica bellissima. Il gioco dura 3 ore e poi è tutto maschio, ok, me lo ricorderò. Cripsy, boy, ok, boy. E niente, non vi voglio spoilerare, semplicemente non chiedetemi i pronomi che non capisco nulla. No, no, figurati, cioè non sono assolutamente la tipa e il tipo, semplicemente vorrei capire come chiamarci, maschio, femmina, insomma. Oddio, non posso dire questa parola, va bene, allora devo parlare di questo gioco, ok. Ma porti solo gameplay della Switch? No, da poco ho iniziato, riniziato, perché avevo visto che non era il caso. E adagio, divenni malvagio. Un giorno mi aiuti a fare l'ultimo mondo. Sì, va bene. Intendi l'Eden? Che poi ci devo andare nell'Eden. In questi giorni. Mannaggia, Greti, mi stavi facendo cascare, mannaggia. Cascare? Io non lo dico mai. Vabbè, comunque. Porto una cosa molto carina. Che praticamente ci vediamo i like, i video che ho messo come video piaciuti su TikTok. No, Abby! I video piaciuti, stavo per leggerlo, su TikTok. Ci sta una replica, tra l'altro. Semplicemente io metto like a cose sceme, cose divertenti o curiose. Ci divertiamo. E quindi anche quello. Quindi anche un just chatting. E poi gameplay. Volevo fare una live di cucina. Però dobbiamo farla a casa di Alberto. Ma poi ci dice come... No, non ve lo dico come si dice cielo in inglese, non ve lo dico. Non ve lo dico. Mannaggia. No, Abby, no, basta. No, basta, ragazzi, basta. Allora, prendo questi e prendo questi. Comunque è un gioco molto consigliato. E è uno di quei giochi... E se non ci fosse Bracco, è vero. È uno di quei giochi, ragazzi, che non si fa guerra. Si fa solo amicizia, fai solo delle belle reazioni agli amici. Io metto like a tutto prima che inizi il video, ho già messo la... Ah, vabbè, no, io invece no. Spero che guardi com'è andata la mia live di cucina. Wow, sì, devo assolutamente vedere. Hai già messo no, non lo dico. Raga, ma siete cattivi oggi. Mamma mia, siete proprio cattivi. Comunque Gilbertuccio si chiama Nico, qui. Si chiama Nico. Ok. No, scusa, no. Va bene, allora chiudiamo qua e mettiamo... Non la dico la parola, basta! Chiudiamo qua e mettiamo YouTube.
L'altro giorno, per un paio d'ore, poi dal sediolino perché stavo dormendo nella mia. No! Wow! Ma che tiene la Nissan? No, vabbè, io non ho parole, no words, no words. Va bene, guys. Allora, io direi di cambiare schermata e ci vediamo il trailer di Harry Potter. Quindi io direi di cambiare, ci mettiamo just chatting e vediamo. Che ne pensiamo del nuovo gioco di Harry Potter? Anzi, di Wizarding World in realtà, però vabbè. E aspettate, fatemi cambiare il just chatting. Quattro chiacchiere, fine. A posto. E nel caso che sbaglio la parola, dici la parola, che succede? Allora, in realtà, non è che ne abbiamo proprio deciso, però tipo, facciamo così. Se sbaglio, potete farmi una domanda scomoda. Qui devo rispondere per forza. Che dite? È una cosa intrigante? E tra l'altro potete, io me lo scrivo, potete anche pensarci e farmela una volta dopo la domanda. Meno 10 punti onore. No, però il fatto della domanda scomoda è carina come cosa. Una cosa qualsiasi. Io risponderò con sincerità, ovviamente. Allora, vorrei cambiare scena prima di tutto e mettiamo questo. Dove c'è che la streaming è finita? Ma in realtà no. Aspettate un attimo, che la tolgo. Oh, bene. Oh, perfetto. Ok. Si vede questo? Mannaggia. Grazie alla live. Ma perché, scusa? Non è finita. Ah, che vuoi? Aspettate, fatemi un attimo. No, ma qua è un problema così. Sapete cosa? Sapete cosa? Perché dovrebbe essere finita? No, un attimo solo, un attimo solo. Voglio fare un attimo sta cosa, ragazzi. Fatemi togliere questo. E metto un attimo sempre la Nintendo Switch. Giusto un attimo. Giusto un attimo. Giusto un attimo. Ma. Ah, perché sta solo. No, aspettate un attimo. No, 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 non so problemi tecnici, sono io che non ci penso. Ah, eccomi qua. Prima di tutto io sono qui. Bene. E ora mi sposto. Mi rimetto qua, più piccolina. Sì. E poi qua vorrei mettere sempre il dispositivo di cattura video e metterci la Nintendo Switch. E mettere YouTube da qua. Capito qual è il fatto che voglio fare? Perché non voglio disconnettere gli schermi, cose, non voglio fare. Ho salvato, sì, ok. Non voglio fare sta cosa. Però non ho capito perché non funziona. Aspettate un attimo. Forse la devo disattivare da qua. Anche era al lavoro. Oppure ce lo vediamo da qui. Vabbè, ragazzi, ce lo vediamo da qua, non fa niente. Ce lo vediamo da qua, non fa niente. Perché non ho capito perché non mi mette la fonte. Fa problemi, quindi vabbè. Hakuna Matata, bentornati al vostro Ciccio Gamer 89. Che era al lavoro. Bevi, ok, grazie. Ci mettiamo su Animal Crossing. Perché sono il capobranco dei miei paguri. Sono Ciccio Gamer 89 e sono il capobra, grazie, dei miei paguri. Uffa, però io voglio mettere lo schermo intero. Mannaggia, raga, mannaggia, perché? Perché non me lo va a mettere? Perché? No, serio, perché? Se faccio. No, è sempre dispositivo di cattura video. Perché non mi funziona, secondo voi? Aspettate, se scrivo invece. Aspetta, aspetta, aspetta. Cattura video switch. Aggiungi un esistente switch. Ok. Oh, ce l'ho fatta! Sì! Ce l'ho fatta! Eccoci. Eccoci qua. Ragazzi, ci siamo. Ci siamo. Allora, cerchiamo un attimo. Allora.
Com'è che si chiama Hogwarts? Hogwarts Legacy. Ok, questo. Ok, guardiamocelo. Together. Vediamo un po'. Sì, volume, volume. Lumos. Ma è tipo ambientato nel passato. Ora la tolgo. What do you think you're doing here, humans? Oddio, che figo! Welcome to Hogwarts Legacy. You're a new student at the famed school of witchcraft and wizardry with a unique ability perché to non è in manipulate HD? powerful ancient. Aspettate un attimo, aspettate un attimo. Voglio vedere perché non è in HD. Ah, vedi? Vedi? Dovevo metterlo in HD, scusatemi. Scusate. Molto meglio in HD, no? No, raga, è molto figo. Magic Cioè, hidden ecco. in the wizarding world. You'll need to uncover what's behind the return of this forgotten magic and who is seeking to harness it to destroy wizardkind, as you may be the one that decides the fate of the entire wizarding world. Mio Dio. But before you can study magic and begin to solve these mysteries, you must create the witch or wizard you want to be. When you arrive at Hogwarts, you will be sorted into one of the four Hogwarts houses. Perché si blocca? Aspettate Griff. un attimo, un minuto solo. Allora, per quanto ho capito, puoi esplorare tutto, però parti da Hogwarts. Parti da Hogwarts, cioè, pazzesco. Aspettate, fatemi togliere qua il video dal computer perché magari se la zucca lui la connessione. Continuiamo, cioè, capito? Sì, però sapete che mi aspettavo un pochino meglio la grafica, perché comunque PlayStation riesce, tipo Ryzen, no? Me la aspetto un pochino meglio, però non sono un grandissimo fan di Harry Potter. No, ragazzi, io penso che anche quelli che non sono fan di Harry Potter dovrebbero giocare a questo gioco perché non credo sia completamente slegato, cioè nel senso, se sei fan di Harry Potter e hai visto tutto, te la godi di più perché ci saranno 400.000 easter egg. Però non sei Harry Potter, cioè mi sembra, da come sono vestiti, mi sembra tipo più antico, come se fosse ambientato nel passato. Vediamo. Hufflepuff, Ravenclaw o Slytherin. After you settle into your dormitory, you will meet up with your housemates in the common room. You will then need to attend classes, No! and you do have some catching up to do as you were starting Hogwarts late as a fifth year. So you are the new student. You'll begin your studies attending charms, defense against the dark arts, herbology, and potions classes, to name a few. Class, please welcome the newest rose in our garden. Shall we begin? Welcome to year five of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, Mamma but mia, I bellissimo. am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. The best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Time for a proper Hogwarts welcome. Beh, questo tipo. You may begin. Not bad for a beginner. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school.
Here you'll meet your professors and learn to cast spells, grow magical plants, brew potions, and more. In between classes, you'll be able to explore the castle famous for its secrets, enchantments, and mysteries. You'll discover dungeons and secret passageways. No. Accio. As well as challenging puzzles Accio. That will require magical skill and a clever mind to solve. You may even find yourself in iconic locations you've never been able to explore before. E Nintendo Switch, no, PS5, PS4, sì. It's the late 1800s, so while the common rooms and classes may be familiar, most of your professors will not be. However, you may recognize a few faces. All in good fun. Once Sir Patrick lets me join the Headless Hunt, I'll be right there with them. This offering is sure to win them over. You'll come to know this eclectic group of talented witches and wizards in class and while completing side assignments that are part of a special curriculum. One's designed to help you catch up with the other fifth years at your own speed. No, che carino! Quidditch. Sarò fantastico! Opportunities for adventure abound in the area surrounding Hogwarts. Mio Dio, ma che? The magical abilities you learn to master through your schoolwork will soon become tested. My God. As you unravel a dangerous mystery by working alongside the accomplished and yet enigmatic Professor Fig to try and discover if the rumors of a mounting goblin rebellion hold any weight, and if the safety of Hogwarts lies in the balance. I have. Opinions differ as to how great a threat he really is. Scusate se interrompo, ma la rivolta dei goblin... Ok, allora ragazzi, io che mo sto ascoltando gli audiolibri, ok? Sto ascoltando gli audiolibri di Harry Potter. E il professore di storia della magia, che tra l'altro è un fantasma, che si dice che è un fantasma che non si accorge neanche di essere morto perché era così noioso, così che un giorno si è alzato e si è lasciato il corpo dietro al letto. Questo qua parla in continuazione delle rivolte dei goblin. E quindi è probabile che si narri quel periodo storico della rivolta dei goblin. E questo è un easter egg pazzesco. Perché c'è... io mi sono gasata adesso. Sono super gasata per questo fatto. Comunque è troppo bello. E ragazzi, io penso di volerlo streamare. Mi rubo la PlayStation di Alberto, vado a casa sua e ci facciamo le giocate perché... cioè, ma ci rendiamo conto, è bellissimo. I personaggi, allora, è vero, le ambientazioni bellissime. I personaggi potevano fare un po' meglio, però vabbè. Sì, gasata proprio, è bellissimo, continuiamo. Well, this is capable of so much more than people realize. The wizarding world of this era is fraught with dangers. Creatures corrupted by a magical force, powerful goblins, and sinister witches and wizards, all willing to fight, even kill, to achieve their own goals. In fact, there's an uneasy alliance between the goblins and dark wizards. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who is this child? Do you not telling me? No, perhaps Abby, non you shouldn't penso. Involve yourself with that just yet. Let's go. Dice Abby sarà disponibile per PC anche per Switch, ma non lo so. Non so se la Switch riesce a sostenere questa grafica. Enemies possess unique defensive and offensive abilities, including blasting curses, stunning spells, enchanted weaponry, and more. While some may attack directly, others might enchant and incapacitate you. Mastery of the shield charm allows you to deflect ranged spells and direct weapon strikes. Counterattack with powerful stunning charms, allowing you to follow up with extended spell combinations.
Students who become particularly adept at spellcasting will find many ways to exploit their enemy's weakness. Slam with Descendo. Roast with Incendio. Ciao Aiden. Devastate your enemies using various finishes. You can even use the mysterious, powerful magic your professors do not understand to obliterate your strongest foes. Mixing and matching dozens of spells will let you define your combat style. On your path to become the ultimate duelist. Vabbè, bello. Il combattimento bello. Devo dire veramente bello il tipo di combattimento. Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. In addition to classes and spells, you'll have access to a deep set of upgrades, talents, and skills to aid your progression as a wizard. Complete challenges throughout the world to earn experience. Level up your abilities by choosing talents to upgrade your spells, plants, and potions to increase their power. Decide which talents best fit your playstyle to allow you to focus on your favorite types of magic. You can also loot, buy, or craft your own magical gear that will increase your offensive and defensive capabilities in combat. Ciao, Greedy, buonanotte. Gear can be upgraded and specialized to allow for greater abilities for your chosen playstyle. Use a strong, even motion when cutting your ingredients. Bellissimo. Spells are not the only tools at your disposal in combat. As you hone your wand skills, you can continue to further your magical education at Hogwarts, progressing your development as a witch or wizard. Brew potions that can increase your power when you need a boost. Tipo queste sono le cose che Alberto non userebbe mai. Magical plants to mob the battlefield and keep your enemies at bay. No. You can even unleash deadly mandrake seedlings to incapacitate unsuspecting enemies. In Beast class, you will learn about a variety of magical beasts you might encounter, both at school and as you explore the world surrounding the castle and its grounds. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. Learning and mastering broom flight is highly recommended so that you may travel around the world more quickly. I want you to do my herbology homework. You're despicable. Some abilities may be taught to you by students who become your friends. As you develop relationships with these schoolmates, they can accompany you on your journey as your companions. Che figo! And over time, you'll learn their stories. This is our chance! Natsai Onai is a brave adventurer driven by the justice she seeks. Poppy Sweeting has a kind heart and loves magical beasts, connecting with them more easily than with humans. What happens now? Unafraid of detention or breaking the rules... Sneaking in the restricted section again! ...is Sebastian Sallow, a charismatic Slytherin... We've been over this boy. Ah, capito, ti vuoi fare... Ti vuoi fare solo dei alcuni amici. You'll meet these students and more as you explore common rooms, hallways between classes, and regular gathering areas. Welcome to the Room of Requirement. Cioè, c'è tutto, c'è tutto! One of the most remarkable secrets of Hogwarts is known as the Room of Requirement. You're introduced to this space that seems to sense what you need and then provides it for you. Since you need to catch up to your peers, the room provides space for you to sow and harvest plants, brew potions, and upgrade your gear. A helpful house elf named Deke helps you discover vivariums that allow you to nurture your own menagerie of magical beasts. What is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. You can freely customize this space to reflect your personality and magical specialties.
Ok, un attimo una pausa per commentare. Allora, ragazzi, io questo lo vedo una fusione di diversi giochi. Prima di tutto c'è tutta la parte esplorativa e il tipo di combattimento dei giochi classici di Harry Potter. Non so se ci avete mai giocato a quei giochi vecchi per il PC. Volendo, potremmo anche iniziarli insieme perché sono molto divertenti. Oltre che è divertente giocarci, quindi magari potremmo anche giocarci insieme in live, che vi streamo lo schermo e ci giochiamo ai giochi vecchi di Harry Potter. Io ho i primi tre per PC, quindi volendo potremmo giocarci. E anche se lo devo comunque installare in maniera diversa. Ah no, vabbè, c'ho il lettore, va bene. Vabbè, comunque è molto bello. E poi anche il tipo di combattimento che stava nei giochi per la Wii, perché io ho i giochi per la Wii di Harry Potter, bellissimi, perché poi, vabbè, il telecomando Wii e la bacchetta, cosa vi devo dire? È una cosa pazzesca, ovviamente. E quindi questo. E poi, vabbè, c'ha tutta la parte di avventura, dei classici giochi che mo sono open world. Che ne so, cioè, proprio c'ha tante cose, non saprei categorizzarlo. C'ha tutto, è proprio tutto, tutto. Non so che dire, è pazzesco, veramente. Vorrei tantissimo giocarci. Mo' vediamo se ci dicono quando esce. Not everything you need on your journey is available at Hogwarts. You'll want to visit the nearby wizarding village of Hogsmeade, where loads of shops and vendors can provide you with the supplies you require. C'è, visiti pure Hogsmeade, capito? Potion È ingredients and fantastico! recipes, to seeds for magical plants, to all sorts of gear. But Hogsmeade also has its dangerous side. A band of dark witches and wizards, emboldened by the turmoil of the times, wander the village outskirts. You must avoid them or defeat them. As you explore, you'll find the world surrounding Hogwarts is alive with activity, wonders, and areas of unusual interest. As the school year progresses, dynamic seasons and climates will fill the sky with lightning or sunshine, or coat the ground with snow or rain. Unique wizarding hamlets pepper the countryside, each with vendors and residents who have stories to tell, and missions with which they could use your assistance. Be on the lookout for enchanting magical puzzles that may very well have been designed by Merlin himself when he was a student at Hogwarts. No. Magical beasts roam the lands outside the castle walls. Some have been corrupted by a mysterious dark magic, while others are at risk of poachers and their traps. If you're feeling benevolent, you can rescue them and restore them to health in the Room of Requirement. But there are Carini. dangers beyond your understanding in the world as well. Dungeons and vaults hold perilous threats and also untold rewards. Be careful where you choose to explore, as it may lead you down a darker path. Master spells. Befriend new allies. Journey across a landscape never seen before. Uncover ancient secrets. Combat mystical threats. Learn long-forgotten mysteries. Become the witch or wizard you want to be as you leave your unique mark on the wizarding world. Here, in Hogwarts Legacy. Allora. Io Holiday 2022, va bene, quindi vabbè, come sempre del resto. Allora ragazzi, allora, dopo questa cosa, sì, nelle vacanze, ma perché ma uno se l'aspetta, perché per regalo di Natale uno se lo prende, no? E fantastico, non c'è che dire, secondo me sarà uno dei giochi più belli di Harry Potter che abbiano mai fatto. Ok, allora, io non penso che la Nintendo Switch sia in grado di sostenere questo tipo di gioco perché è troppo pesante. Non penso proprio riesca. Quindi, al massimo, possiamo sperare esca per computer. Al massimo. Ma non penso uscirà per Nintendo Switch. Cioè, io ci farei poche speranze. Però Abby, visto che tu c'hai la PlayStation,
potremmo fare una bella cosa di giocarci in live, magari un po' dopo l'uscita, anche perché se veramente sono in Erasmus, poi insomma, su Switch no, è impossibile, cioè non ce la fa la Switch a sostenere questa cosa, proprio non ce la fa. Non credo proprio ce la faccia, non so se la OLED, ma non credo, perché sta scritto sul sito? What? Ok, questo ve lo faccio vedere. Sta scritto sul sito. Aspettate. Vediamo. Ok. Che tipo di gioco è? Vabbè, che autore, quando uscirà nel 2022? Quali piattaforme? PlayStation 5, 4, PlayStation 4 Pro, vabbè. La famiglia di dispositivi Xbox One, compresi Xbox Series, Xbox One e PC. Ragazzi, no, Switch no. PC però sì. E allora, ragazzi, non c'è dubbio. Computer da gaming, PC, e giocheremo. Ci sarà. Non è coinvolto direttamente in tutto il suo ordine materiale letterario, vabbè. Si inserisce nel mondo magico anche i giochi di Porcrey Games. Non sono adattamenti diretti ai libri e film. I giochi hanno profonde radici nell'universo di Harry Potter, pur rimanendo fedeli all'opera originale degli sviluppatori di Porcrey. Hanno esplorato nuovi territori, fornendo ai fan nuovi modi di immergersi nel gioco. Vabbè. Storia originale. È un gioco di ruolo d'azione per giocatore singolo, ambientato nel mondo 1800. Vedete, 1800 è prima. Nella storia dei giocatori vivranno come mai prima d'ora un'inedita avventura nei panni degli studenti della scuola di magia e segreteria di Hogwarts e potranno imbarcarsi in un viaggio pericoloso alla scoperta di verità nascoste nel mondo magico. Bellissimo. Vabbè, qua ci sono un sacco di domande. Sono approvati, vabbè, dalla Rowling, quali tipi di giochi? Mamma mia, ragazzi, comunque, questi che fanno domande frequenti sulla Rowling, io non è che me le spiego troppo, devo dire, non me le spiego troppissimo. Ma questo sfondo è messo male? Questo sfondo è messo male. Devi andare un po' più giù. Così. Vabbè, quindi capirete, insomma. Ok, mettiamoci questo. In che senso meglio lo zoom? Ah, della pagina. Ah, scusa. Che non si vedeva, purtroppo. Io non lo riuscivo a vedere. Vabbè. Comunque, le domande su queste. Ragazzi, computer. Computer, va bene, Nintendo Switch è impossibile, computer sì, allora ci giocheremo al computer. Se volete posso streamarlo, ci divertiremo tantissimo. In HD, sì, ci gioco con la tastiera così, ci giocheremo insieme, non ci posso credere. Quindi posso averlo anch'io, sì. Però come al solito ci saranno tipo codici di sblocco, cose così. Vabbè, vedrò sempre, vabbè, questo Natale, Abby, scrivi, regali per Carla per questo Natale, Hogwarts Legacy, e uno dei due giochi di Pokémon, ma vediamo quando escono i leggendari, vediamo quale ci piace di più, e altro non lo so, però questo. Evviva! Va bene, allora ragazzi, io direi che per oggi può bastare così, ce ne andiamo a dormire tutti quanti. Io vi metto una bella musica sulla Switch, magari di Hogwarts Legacy, non lo so. Hogwarts Classroom, già è uscito, oddio no, vabbè, non ci credo. C'è la musica, la fai sentire? Okay. Metti al primo posto la tua libertà. E basta. Anche quando hai il ciclo, scegli l'asciutto pulito numero 1 di Lineseta Ultra. Grazie alle microsfere super assorbenti. E però. E tu senti asciutto e pulito in un istante. In più, in regalo per te, un mese di palestra online con due confezioni scorta. Lineseta Ultra. Palestra online. Ma che. Figo, vi lascio questo come chiusura, ragazzi. Vi lascio questo, con il grazie a tutti. E... Patreon, PayPal, cosa? C'era pure il treno in italiano. Ah, ops. Vabbè, l'abbiamo visto in inglese, dai, non fa niente. Lo vogliamo rivedere in italiano? Come volete. Anche se io staccherei a questo punto. Quindi vi direi... Anzi, sapete cosa?
aspettate un attimo. Mo mi frego un attimo una cosa. Voglio fregare un attimo una cosa. Ecco qua. Voilà. Bello, comodo. Yeah, ci sta. Ci sta. Lo linko per chi lo vuole. Va bene, qua si stava in italiano e non ce ne siamo resi conto perché io sono una persona distratta. Va bene. Quindi niente ragazzi, io direi di chiudere qui. Ci siamo. È tardi, sono passate 2 ore e un quarto, quindi è anche il momento di staccare. E niente, quindi come al solito io ringrazio tutti per essere stati qui stasera, per esserci divertiti prima con Animal Crossing e poi abbiamo visto... È tardi assai. Non c'è tempo per spiegare, non mi posso trattenere. Quindi io direi di salutarci. Fatemi giusto vedere una cosa. Si è bloccato il telefono. Telefono? Pronto? Sei vivo? Ok. Fatemi giusto vedere una cosuccia piccolina. Se c'è qualcuno che raido così, anche se insomma... No, infatti non c'è nessuno. E vabbè, non c'è nessuno. Niente, quindi ragazzi, ci vediamo, penso... Non so se domani... Vediamo un attimo, vediamo come sto con lo studio, perché è un bel problema. Il fatto è che io domani non mi vedo con Alberto, quindi al massimo... Cioè, ci vediamo sabato, quindi o domani o domenica ci vediamo. O domani e domenica, insomma. Va bene, quindi o domani e domenica... o solo domenica. Quindi niente, restate sintonizzati su quello che sapete, quindi restate sintonizzati su Discord e vedremo. Magari la prossima live potrebbe essere o su Sky o su Pokémon Unite. Magari giochiamo anche solo io Abby, non fa niente, non aspetto il gruppo, però lo sentirete appunto in live Alberto che parla con me. Sarà simpatico. Va bene, detto ciò io auguro una buona notte a tutti. Vi ringrazio ancora una volta per avermi seguito stasera e spero continuate. Ci vediamo su Discord, mi raccomando, restate sintonizzati su Discord. E buon venerdì, che è l'ultimo giorno. Un abbraccio e un bacione a tutti. Alla prossima. Ciao ciao. Thank you.